Grazie a lei, consigliere. Aveva chiesto la parola al consigliere Somaglia, prego. Sì, grazie Presidente, mi unisco anch'io alle parole di cordoglio del sindaco nei confronti della famiglia Fagnola. Alcuni rappresentanti conosciamo tutti personalmente. Sposo appieno tutte le parole dette dal consigliere Panero riguardo la Brabra. Un applauso particolare lo vorrei fare a Sandro Stea, all'amico Stevan, ma con lui a tutta l'organizzazione che è stata coinvolta in questi anni nello sviluppo di questa bellissima manifestazione sportiva. Ecco, io però chiederei al sindaco, se è possibile, di avere anche qualche informazione diretta sull'ahimè annoso caso dell'Asti Cuneo. Abbiamo letto cosa è successo in questi giorni sui giornali, pare che qualche rassicurazione sia arrivata, però oltre a quello che abbiamo letto sui giornali, se il sindaco ha qualche notizia fresca. Grazie. Ha ragione. Mi preme soltanto comunque sottolineare che non si tratta, sì, prima che il consigliere Somaglia perda il fiato, prego, beva tranquillo. Non si tratta comunque di un'interrogazione, volevo solo specificare questo. Se il sindaco ha degli elementi, magari già anche preparati, perfetto, è una comunicazione. E ovviamente non c'è dibattito su questo tipo di comunicazione. Una brevissima comunicazione, c'è stata in questi giorni, ci sono state più notizie di stampa tra loro anche in contraddizione. C'è stata una riunione giovedì scorso in sala consiglio di Alba con la presenza di, da una parte del tavolo delle autonomie e dall'altra dei sindaci dell'asta 2.6, della parte dell'asta 2.6 che a seguito della lettera che la ditta aveva mandato di sospensione della procedura degli espropri. Doma era presente l'onorevole Cirio, all'interno della riunione si è deciso di riaggiornarci in una riunione che si terrà a fine settimana, ma soprattutto domani è stata fatta una mini delegazione perché così poteva avvenire tra l'onorevole Cirio da un lato e il sindaco di Alba per incontrare la rappresentante, la commissaria europea alla concorrenza e il numero di partecipanti a questa riunione poteva essere soltanto un parlamentare europeo più una persona che accompagnava. Stiamo seguendo con molta attenzione, soprattutto c'è una scadenza che è quella del mese di giugno entro la quale il Ministro ha detto che avrebbe dato una serie di indicazioni e di informazioni. Mi scuso nella foga del parlare, ho dimenticato questo punto e che sicuramente sarà oggetto di una capigruppo appena ho qualche informazione in più anche rispetto all'incontro di domani e alle notizie che dovrebbero arrivare in questi giorni dalle collegate con le problematiche di sblocco della tempistica relativa alle convenzioni su altre, perché poi questo è l'oggetto del contendere. La cosa principale è questa. Bene, grazie al sindaco. Se su queste comunicazioni non ci sono altri interventi, proseguiamo allora con l'ordine del giorno del Consiglio. Siamo quindi alla proposta numero 2, articolo 17,12, lettera A, legge regionale 56-77, successive modifiche e integrazioni, correzione di errori materiali contenuti nella cartografia del piano regolatore generale comunale vigente.
Penso che il sindaco illustri, prego. Ma più che illustrare io, chiedo magari all'architetto Reniero se dovrà dare delle risposte, perché non, questa delibera che è passata in commissione urbanistica è una delibera che accoglie quattro errori materiali che sono che l'ufficio ha rilevato a seguito di verifiche puntuali sulla cartografia e che sono state dettagliatamente esaminate all'interno della commissione urbanistica, per cui non, se non ci sono se ci sono delle domande sono di tipo squisitamente tecnico dal punto di vista altro non c'è, è una correzione di errori materiali. Bene, grazie al sindaco. Non mi pare ci siano interventi. Quindi procediamo allora alla votazione. Sì, siamo 16. Va bene, possiamo votare. Va bene, allora, delibera approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. È uscito qualcuno? No. Va bene, possiamo votare. No. 16 presenze confermate. Manca Marco e Elena, quindi siamo. Adesso possiamo votare. Va bene, votazione chiusa, stesso risultato di prima, anche la D è approvata con 14 favorevoli e 2 astenuti. Passiamo numero 3, approvazione rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, illustra l'assessore Fogliato. Sì, se è possibile tramite alcune slide, penso che. Ecco, intanto, mentre si prepara, volevo un attimino anticipare come pensavo di esporre il rendiconto, dopo alcune osservazioni più di carattere generale, portare a supporto, giustificazione di queste osservazioni, alcuni aspetti numerici e poi dopo a disposizione per altro dettaglio e poi una breve riflessione per quanto riguarda il bilancio nella sua interezza. Mi preme però all'inizio fare un grosso ringraziamento a tutti i funzionari, dirigenti, segretario comunale, dipendenti del comune, oltre che al sindaco e ai miei colleghi di giunta, in quanto il rendiconto è tirare le fila di un anno di attività. Non è semplice condensare in uno scritto, anche se quest'anno è abbastanza voluminoso per quanto riguarda in particolare il rendiconto di gestione, tutto quello che si è fatto in un anno, cercare di spiegarlo sia sotto l'aspetto numerico ma poi anche portando a giustificazione delle differenze, delle varie motivazioni eccetera, anche l'aspetto descrittivo.
Bene, ho visto che sono pronte le slide, se possiamo iniziare. Ecco, la prima cosa per riassumere in breve quello che è il rendiconto e il risultato d'esercizio. Ne ho scelti quattro aspetti e possono essere tante altre motivazioni. Io credo che ho scelto quelli più di immediata percezione per noi, ma anche per i nostri cittadini. Cioè, rendere conto su come sono stati impiegati i soldi pubblici gestiti. Sono soldi di tutti, sono soldi che abbiamo ricevuto. È giusto che tramite un documento sia numerico che descrittivo si renda conto di questo. Spiegare dove e come sono state reperite le risorse, misurare gli effettivi risultati conseguiti partendo dal previsionale, e poi confrontare le aspettative con ciò che si è effettivamente ottenuto. Ecco, credo che siano quattro aspetti molto concreti. Ho provato a cercare, partendo da questa definizione, poi ce ne possono essere tante altre di definizioni di bilancio consuntivo, ecco, ne ho strappate quattro, ecco, per non fare 20.000 slide, però voglio vedere se poi sono riuscito anche a rispondere a questo. Prima di tutto, son perché non rimanesse fino a se stesso, sono andato a riprendermi le slide del previsionale, perché a un certo punto nel previsionale 2016, se vi ricordate, avevamo preso alcuni impegni. Vi era una slide dove parlava di alcuni impegni e li ho voluti riprendere in questo momento con lo giramento col punto interrogativo. Siamo stati coerenti con la realtà sociale ed economica, era il primo impegno preso nel previsionale 2016. Abbiamo prestato attenzione ai servizi alla persona e alle famiglie, secondo impegno. Si è agito sulla spesa rigida, si è investito mantenendo il bilancio in equilibrio, erano, se vi ricordate, quattro punti. Allora avevamo delineato dove avevamo messo i soldi, nel bilancio previsionale erano prospettive. Adesso tiriamo le fila. Per tirare le fila bisogna anche però richiamare, anche qui scegliendo, ecco, fra i tanti, alcuni eventi particolari avvenuti, eventi finanziari avvenuti nel 2016. Eventi sia di natura più generale, ecco, che noi assorbiamo per normativa statale, ma anche eventi che toccano il nostro comune nel particolare. Il primo, stop ai tagli, ecco, lo vedrete poi anche sotto l'aspetto numerico. Per la prima volta si è registrato un fermo per quanto riguarda il taglio ai trasferimenti da parte dello Stato, anzi qualcosetta sono aumentati, ecco, non in maniera chissà eccezionale, però almeno si è, per la prima volta non siamo andati in meno. Vi è stata la modifica del patto di stabilità, sono entrate in vigore queste norme. Fra le altre cose, non solo questo, vi è totalmente a carico del bilancio comunale la gestione del Politeama, è il primo anno solare in cui questo è avvenuto. Dico gestione Politeama, poi c'è stato il discorso anche della colonia, ci sono stati altri fattori, diciamo il Politeama è l'aspetto un pochettino più importante. La vicenda Jack, che logicamente ha creato un notevole impegno per i nostri uffici, sia per quanto nell'organizzazione interna, nel stare dietro tutto al discorso di quelle voci dei residui, cioè dei crediti nostri vantati in coloro che si trova in situazione di morosità per quanto riguarda i nostri dei tributi, ma non solo, anche come capofila insieme ad altri comuni per essere parte attiva nella vicenda della GEC. In ultimo, importanti uscite per finanziare investimenti che hanno cambiato il volto della nostra città. A questo punto vi sono delle risposte. Coerenza con il previsionale 2006. Crediamo, e lo vedrete dai numeri riportati in seguito, che i numeri e anche gli investimenti dei vari capitoli, sia del bilancio parte corrente che della parte investimenti, siano coerenti con la realtà cittadina e con la realtà che la città vive in un contesto più ampio. Il secondo è
pur al di sopra dei limiti minimi che la legge stabilisce, abbiamo mantenuto invariati i servizi a domanda individuale, anzi vedrete poi nei numeri sono stati intensificati. Questo anche ha favorito, se vogliamo, la conciliazione dei tempi casa-lavoro per le nostre famiglie. Il terzo aspetto, anche qui documentato poi con i numeri, la diminuzione della rigidità della spesa corrente. Il quarto, investimenti importanti senza deterioramento degli equilibri di bilancio, e fin lì ci mancherebbe, abbiamo il dovere di mantenere sano il bilancio, ma l'equilibrio in prospettiva, perché noi dobbiamo sempre vedere che i bilanci successivi siano in grado di far fronte alle varie spese, interessi passivi, correnti. Voi vedete, e vi è stato anche dato nei documenti che avete ricevuto, saremo in grado di fare dei mutui per importi enormi, ma questo, se attuato, potrebbe portare anche in un non equilibrio prospettico il nostro bilancio. In ultimo, importanti contributi da enti superiori, in particolare per quanto riguarda il campo sociale. Questo a prova, va anche chiarito, delle grosse capacità dei nostri funzionari, dei nostri tecnici, dei nostri dirigenti a percepire i vari bandi, ma soprattutto a percepire il cuore del bando per riuscire a essere poi anche vincitore e ottenere il finanziamento. Passiamo alla parte numerica. Ecco, qui è, come è già stato presentato anche nella documentazione, la scomposizione dell'avanzo di amministrazione. È una cifra importante, 3 milioni, però tenete presente che la quasi totalità sono 2 milioni 759 mila, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, pertanto la parte che si può applicare e applicare agli investimenti sono 231 mila euro. Verrà poi ripreso nella variazione di bilancio, dove vi è l'applicazione quasi integrale di questo avanzo di amministrazione destinato a investimenti per rendere immediatamente operativo per la nostra città i fondi messi a disposizione. Ragioniamo sull'incidenza delle entrate della parte corrente. Quello che è interessante da far notare, al di là delle cifre, è un parziale, poi vedremo andando avanti nei prossimi anni, spostamento. Vedete che nel totale delle entrate incide sempre un po' meno, abbiamo una diminuzione di circa 2 punti in percentuale dell'aspetto tributi, e un aumento di circa 2,5 punti della parte entrate extra tributarie. Ecco, pertanto vuol dire che il lavoro degli uffici deve essere sempre improntato, uffici e dell'amministrazione logicamente, deve essere sempre improntato alla massima attenzione anche di questa parte che sta diventando molto importante nel bilancio di un comune. Altro aspetto importante è l'aumento del riscosso, dove vediamo sia per quanto i tributi si passa dal 75,8% a quasi il 79%, nei trasferimenti correnti dal 69% al 72%, extratributari dal 59% al 70%. Una breve riflessione sulle entrate tributarie. Al di là dell'aspetto del blocco statale sulla modifica, anche qui ne abbiamo già parlato nel momento in cui abbiamo presentato il bilancio di previsione, ci sarebbe da discutere anche per quanto riguarda eventuali rimodulazioni di agevolazioni che il Comune dovrebbe mantenere una certa autonomia, perché possono essere delle agevolazioni che vanno bene in un certo periodo, possono essere un po' diverse per gli anni futuri, cambiando anche un po' la realtà della nostra città. Ecco, però nel momento in cui leggiamo il dato numerico delle entrate tributarie bisogna anche leggerle su alcuni aspetti di più di carattere nazionale, vale a dire nuove agevolazioni per locazione a canone concordato. Noi abbiamo
mi fermo, chiederei però se anche il tempo. No, riflessione su entrate tributarie. Dopo. Eccolo lì, perfetto. Allora, dicevo, nuove agevolazioni per locazione a canone concordato. Noi siamo sempre stati fra i comuni della provincia di Cuneo, in particolare delle Sette Sorelle, che ha l'aliquota per le seconde case, sull'IMU, seconde case affittate a canone concordato fra le più basse. Questo anche in un'ottica di azione indiretta per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Si sposa molto bene con i vari progetti dei contributi. Lo stesso tempo lo Stato ha aggiunto nuove agevolazioni fiscali per la sua parte di competenza. Questo ci ha confortato perché vuol dire che è un'azione corretta che noi abbiamo intrapreso diversi anni fa. Anche secondo aspetto, l'esclusione degli imbullonati per quanto riguarda l'IMU, non è una grossa cifra, è già stato oggetto, chi si ricorderà, anche mi sembra del consigliere Panero, ecco, di una interrogazione, è giusto ricapitolare in questo. Terzo, nuova iniziativa di recupero coattivo. Si sposa con quello che vi dicevo prima, nel momento in cui c'è stato il caso Jack, io credo che il nostro comune, anche qui senza voler fare agoni, però si è veramente attivato in prima fila sia per quanto riguarda nei rapporti col Jack, ma anche poi subito per attivarsi per il discorso per azioni di recupero coattivo, sempre però in un'ottica di supervisione delle azioni fatte dalla società che ha in gestione, in quanto vogliamo che il rapporto con i nostri cittadini siano improntati alla massima correttezza, al massimo dialogo e collaborazione. Nello stesso tempo sono stati confermati e interamente spesi i fondi compensativi, cioè il fondo compensativo sull'addizionale comunale IRPEF, in questo caso rivolto ai privati, e il fondo compensativo per quanto riguarda la Tari, rivolto alle attività economiche. Altro aspetto, ma qui è solo nient'altro che un dettaglio per quanto riguarda le imposte per i cittadini e imprese. Volevo solo far notare, non gli ultimi anni, perché gli ultimi anni sarebbe facile dirlo, c'è il blocco e fine, ma già nel 2014 noi non avevamo agito nulla e in tal senso. Prova che ne è. Vediamo la slide successiva, in quanto più dei numeri è importante gli indici che sono la pressione finanziaria e la pressione tributaria. Vedete che dalla pressione finanziaria da 617,25 per abitanti passa a 559, la pressione tributaria da 575 euro per abitante passa a 531 euro. C'è un'ultima alla slide dopo. C'è un aspetto interessante che ho colto da un documento dell'IFEL che collabora con l'ANCI nazionale, dove vi era un calcolo a livello nazionale, dove si diceva che dal 2010 al 2015, è una media logicamente su base nazionale, ogni cittadino ha avuto dal proprio ente locale un aumento medio di 225 euro di imposte locali. Nello stesso periodo, raffrontato col nostro comune, nel nostro comune vi è stato un aumento di 137 euro, perciò di gran lunga inferiore alla media nazionale. Anzi, ma questo non si può raffrontare, perché dovrei raffrontarlo anche sul livello nazionale, se noi ampliassimo il calcolo fino al 2016, col dato che abbiamo già, l'aumento sarebbe solo di 90 euro. Trasferimenti e accantonamenti. Qui anche qui è l'aspetto numerico di quello che vi dicevo prima. L'anno scorso abbiamo avuto 500.000 euro per quanto riguarda il trasferimento Fondo Solidarietà Comunale, quest'anno siamo passati a 100.000 euro in più. Non sai tanto i 100.000 euro, non è che ci cambiano il bilancio, ma è un'indicazione di dire si è fermato la diminuzione. Tenete conto che dal 2011 al 2015 abbiamo avuto una diminuzione di circa 2.700.000 di trasferimenti dallo Stato al nostro comune.
gestione uscite. Ecco, credo che di tutta questa slide l'aspetto che secondo me va un attimino evidenziato è la percentuale dell'aumento del pagato. L'anno scorso vedete che l'impegnato è più o meno la stessa percentuale, però passiamo da un 73,4% del 2015 a un 77,8% del 2016. Questo è importante perché in qualche modo aiuta l'economia, cioè più presto riusciamo a far fronte agli impegni, andiamo incontro alle esigenze altrui. A volte il far fronte a questi impegni vuol dire che utilizziamo anche noi l'anticipazione. Sì, questo è evidente per quanto riguarda la parte corrente, è ancora più evidente per le spese in conto capitale, dove abbiamo un pagato che passa dal 43% al 65%, e tenuto conto degli investimenti importanti avvenuti nel 2016 è una percentuale molto interessante. Vi ricordate che negli obiettivi di cui parlavo prima vi era la diminuzione della spesa rigida? Anche qui tengo sempre a chiarire, proprio per chiarezza, cioè nel senso che è una mia interpretazione molto personale di spesa rigida, cioè nel senso che sono presenti i capitoli che la legge stabilisce come spesa rigida, però è un attimino ampliato anche per tener conto di quello che sono effettivamente le spese ricorrenti per quanto riguarda il comune, perciò per quanto riguarda le spese del personale, gli acquisti, le prestazioni di servizio, utilizzo dei beni. Ecco, abbiamo anche qui a grandi linee una diminuzione di 406.000 euro per quanto riguarda i capitoli di spesa rigida, e ha portato a un miglioramento della rigidità della spesa corrente che è passata dal 33,70% al 27,70%. Questo però senza danneggiare quello che sono i capitoli che vanno sotto la voce di coesione sociale. Era uno dei nostri obiettivi rimarcati prima, è giusto renderne conto anche sotto l'aspetto numerico. Per quanto riguarda i capitoli di politiche sociali, nel 2015 erano 2.690.000, sono 2.780.000 nel 2016, cultura, turismo e sport 1.7, si è passate a 1.885 nel 2016, pubblica istruzione 2.2 nel 2015, 2.316.000 nel 2016. Mantenimento dei servizi. È vero, per quanto riguarda anno su anno scolastico, qui l'anno scolastico non combacia con l'anno solare, perciò se noi dobbiamo ragionare dovremmo ragionare anno scolastico 2014-2015, poi anno scolastico 2015-2016. Per chi ha voluto raffrontare le varie delibere che come giunta avevamo preso e poi anche reso noto qui in Consiglio Comunale, su alcuni servizi vi è stato da un anno scolastico all'altro l'aumento di 0,20 centesimi. Ma attenzione, questo 0,20 è stato ampiamente compensato dalla modifica dell'ISEE 1.1.2015 che, stando alle regole del nuovo ISEE, l'abbiamo toccato anche con mano verificando le situazioni di diverse famiglie con figli, è andato incontro, ha reso l'ISEE più basso soprattutto per quanto riguarda le famiglie con la presenza di figli. E dall'altra parte abbiamo inserito una nuova casella per quanto riguarda le agevolazioni per i servizi a domanda individuale, e pertanto i due aspetti che vi ho elencato hanno ampiamente compensato lo 0,20. L'aumento è dovuto al fatto dei nostri servizi che sono veramente molto utilizzati, dipende anche dalla situazione delle persone che chiedono questo servizio, e
come vi dicevo prima, in quanto sta diventando una partita molto importante il discorso extratributario, l'attenzione anche che gli uffici, anche con i nuovi sistemi, si presta per l'incasso. Vi è il dettaglio anche della copertura di tre servizi a domanda individuale, l'asilo nido che è passato dal 42,7 al 44,4, e la mensa scolastica dall'82% circa all'85%, corsi extrascolastici dal 41% al 47%. Parliamo dell'indebitamento. A questo punto, noi ci siamo sempre prefissi che l'accensione dei mutui non fosse superiore a quanto si andava a rimborsare in quota capitale, per cercare di diminuire l'indebitamento sia totale che pro capite. Tenete conto che dal 1-1-2010, perciò debito residuo 31-12-2009 fino a oggi, abbiamo diminuito di 4 milioni di euro il debito residuo dei mutui, che è una cifra interessante, tenuto conto che comunque qualcosa si è stipulato e abbiamo anche fatto delle rinegoziazioni di mutui. Pertanto, rinegoziando è diminuita la parte della quota capitale. Però è interessante vedere il debito residuo per abitante. Nel 2014 562 euro, 555 nel 2015, 543 euro nel 2016. Dico alcuni aspetti per quanto riguarda gli investimenti, poi arriverà il mio collega assessore Luciano Messa, perciò nel dibattito potrà entrare sicuramente meglio del sottoscritto tema. Come dicevo prima, siamo riusciti a mantenere in equilibrio il bilancio attuale e in prospettiva facendo degli investimenti importanti, limitando a 60.000 euro l'accensione del mutuo, ma sfruttando molto contributi o contributi circolanti, però a fondo a tasso zero. Giudizio dei revisori. Mi piace sempre riportarlo perché è un organo terzo. Io porto quello che è la mia relazione, il mio pensiero sul bilancio. È importante anche portare quello che è un organo terzo che esamina il bilancio. Anche qui tre aspetti: rispettati gli obiettivi di finanza pubblica, valutato positivamente l'equilibrio economico della gestione, giudizio complessivamente positivo. Ultimo aspetto. E permettetemi, è una riflessione un po' borderline che non tocca solo l'aspetto numerico. Mi sono posto, guardando nel momento in cui mettevo giù queste slide, leggendo i documenti, ragionando con gli uffici, se siamo stati fedeli alle due responsabilità, cioè responsabilità del camminare insieme e responsabilità verso il futuro. La terza riga la lascio per ultima. E ragionando su questo, mi veniva in mente che, pur essendo importante l'aspetto economico per un comune, è importante, è fondamentale se vogliamo, non deve mai essere il fine dell'agire. Se vogliamo fa un po' effetto, detto su chi ha anche la delega al bilancio. Però, non, a mio modo di vedere, non deve mai essere il fine dell'agire se sposato con l'estrema attenzione che dobbiamo porre alle variabili economiche, dando a queste le giuste priorità, perché sposando i due aspetti si riesce a in qualche modo essere coerenti. Poi, per carità, non c'è mai limite al meglio ed è giusto anche riconoscere quando ci sono degli errori e riprovare da altre parti, però essere coerenti e rendere conto sugli impegni presi. Come si può arrivare a questo? Questa è una mia riflessione opinabile, ecco, con quattro termini. Il primo è relazione umana. Questi quattro termini
porto per giustificare poi l'ultima frase che ho messo, che non è mia, che me l'ero segnata tanto tempo fa a un convegno a cui avevo partecipato, che non c'entrava nulla con l'economia, ma che mi ha sempre colpito. Delle relazioni umane, cioè vale a dire, se noi ragioniamo di una comunità, prima di tutto è una comunità di persone, le persone che hanno fra loro relazioni umane, perciò i numeri si devono sposare con l'aspetto relazionale che tiene conto anche di fragilità che queste persone stanno vivendo e nel rispetto delle differenze e delle idee di ognuno. Della credibilità. Io credo che la credibilità non si ottiene per nascita né si ottiene per parte, ma la si deve coltivare ogni giorno, questa credibilità, si deve imparare ogni giorno a essere credibili. La terza termine che mi viene in mente è l'opportunità, in quanto vediamo che ogni giorno vi sono delle sfide non indifferenti, piccole o grandi, ma comunque sono sfide. È bello riuscire in qualche modo, bello e interessante, cogliere nelle sfide delle opportunità, opportunità di crescita per la nostra città e per i suoi cittadini. E in ultimo il termine responsabilità. È vero, noi abbiamo parlato diverse volte e lo mettiamo sempre al primo posto, il termine coesione sociale. Però per essere credibili in questo, attenzione, io parlo di credibili, non infallibili, credibili vuol dire esercitare ogni giorno la responsabilità, assumersi delle responsabilità in questo. Questi quattro termini, secondo me, mi hanno fatto venire in mente l'ultimo passaggio che è fare attenzione che non ci si entusiasmi di più per la tabella di marcia che per la marcia stessa. Cioè, vale a dire, è bello costruire dei progetti, è importante, è bello programmare, però poi bisogna vivere la città, bisogna verificare ogni giorno l'effetto che portano i progetti, che porta quello che uno attua dal punto di vista amministrativo. È questa la marcia stessa. Vuol dire accettare il dialogo con le persone, guardarle negli occhi, accettare anche le forti osservazioni che le persone ti danno, anche di osservazioni di giudizio negativo a volte, o giudizio di dire si poteva fare in un altro modo. Io devo dire che tutto questo l'ho sempre sperimentato in termini positivi, perché vuol dire per noi rispettare i cittadini, ma ho sempre notato che così facendo, anche sulle evidenze più in cui si facevano degli aspetti che si poteva fare in un altro modo, però vi era un grosso rispetto nei nostri confronti per il lavoro che viene fatto. Ecco, questo che è importante, questo che va in un'ottica di coesione sociale, quando c'è dialogo, c'è relazione umana da dove siamo partiti, ma con il rispetto reciproco. E chiudo proprio con un documento che mi è arrivato oggi, un documento molto voluminoso che è arrivato da un'associazione di categoria di uno studio. L'ho letto molto alla veloce, non c'era il tempo, però mi ha colpito molto parlando del ruolo del comune. Questo è un documento economico, però parlava come l'economia ha da dire per quanto riguarda il welfare nazionale, ma soprattutto per quanto riguarda il welfare cittadino. Beh, diceva, chiudendo, che nell'epoca in cui le tecnologie sono portate al massimo livello, però la capacità di un buon amministratore, in quel caso lì parlava di un amministratore d'azienda, ecco, di un manager, ecco, non toccava il discorso di un amministratore pubblico, però alcuni aspetti li ho trovati molto interessanti.
potranno essere valutati non solo su quanto conosci di questa tecnologia, ma soprattutto di quello che tu sai sperimentare dal punto delle relazioni personali. Questo mai nessuna tecnologia potrà soppiantarlo. Ecco, questo è un po' la riflessione e l'impegno che un'amministrazione nel momento in cui presenta il consuntivo, perché non sia solo un elenco di numeri o di quello che si è fatto da condividere o meno, ma il consuntivo deve essere sempre come un passaggio verso il futuro. Perciò solo riflettendo in questo modo vuol dire che il nostro consuntivo è stato calato nella città. Grazie. Grazie all'assessore. Perfetta tempistica, 30 minuti esatti. Sapete che oggi è possibile raddoppiare i termini cronologici, no, della discussione. Bene, si può aprire adesso la discussione. Consigliere Bergesi, ho visto una mano alzata, era un segnale di altro tipo, non una richiesta di parole. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera. No, come si fa con i bambini, conto fino a 5 poi. Questa mania di insegnare. Non lo so. Nessuno da dire nulla, quindi. Prendo atto che non ci sono richieste allora di intervento. Va bene. Poniamo in votazione allora il testo della delibera dell'organica. Ah, consigliera Maggiù, prego. Ma niente, visto che non parla nessuno, io volevo fare la mia dichiarazione di voto. Visto che su questo percorso all'epoca c'ero anch'io dentro, quindi voterò favorevolmente. Grazie al consigliere Maggiù. È vero che intanto sta arrivando l'assessore Messa. Consigliere Allasia. No, dicevo, è vero che il regolamento del Consiglio Comunale dice il Presidente dà la parola cercando dove possibile di alternare tra maggioranza e minoranza, ma insomma tutti i regolamenti vanno anche interpretati, ecco, qui mi pare che ci sia un eccesso di melina, per usare un termine calcistico, poi magari adesso parlano poi tutti, però per carità, va benissimo. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, effettivamente ho dovuto sgomitare per poter prendere la parola. Allora, ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni dell'assessore e su alcuni punti volevo anch'io pronunciarmi, dare anch'io i miei giudizi, le mie sensazioni. E quindi su alcuni punti ci sarà un collegamento a quello che lei ha detto, magari in modo meno elegante, insomma, meno preparato, ma cercherò di non sfigurare troppo in sostanza.
Parto proprio dall'approccio che lei ha avuto, no? nel presentare la relazione. Lei ha identificato alcuni punti, no? Gli scopi per cui debba essere redatto uno schema di rendiconto, un bilancio alla fine consuntivo, che deve dare l'impressione al di là dei numeri. Lo schema di rendiconto e tutti gli allegati e le relazioni dei revisori sono documenti complessi, difficili da valutare per i consiglieri, ma diciamo per i cittadini che non siano esperti della materia, per cui uno dei modi anche di far percepire alla cittadinanza che cosa si è fatto è anche quello di rendere il bilancio più leggibile e di farne una sintesi. Lei con queste slide ha fatto delle sintesi, no? Ha lavorato su degli indici, ha portato dei paragoni, dei confronti con gli anni precedenti, cosa che tra l'altro gli schemi di bilancio degli anni passati facevano in relazione all'anno precedente, no? Quest'anno tra l'altro è anche cambiato un po' la modalità, per cui per esempio alcuni numeri che sono stati mostrati non mi quadravano tanto, ecco. Ma questa cosa, oltre a essere, come dire, un impegno, è proprio anche una regola, no? Giusto? È una regola prevista dal decreto legislativo 118 del 2011 che impone agli enti locali di redigere un rendiconto semplificato proprio a misura per il cittadino e da divulgare sul proprio sito internet. Ecco, io penso che sia, noi non l'abbiamo fatto, il nostro comune non l'ha fatto. Io penso che proprio per colpire nel segno, no, di quell'obiettivo, di quegli obiettivi che lei dava nella presentazione del bilancio consuntivo, sarebbe e nostro dovere fare in modo che effettivamente ci sia questo documento a disposizione della cittadinanza. Un'altra cosa che aiuterebbe nello stesso filone che dicevo prima, la comprensione del bilancio, è quella di fare in modo che non ci sia solo il bilancio dell'ente, ma sia presente anche il rendiconto e i bilanci di esercizio degli enti e degli organismi strumentali partecipati dall'ente. E anche qua noi fino al 2016 avevamo la partecipazione, beh, c'è la partecipazione al Coapser, c'è la partecipazione alla Fondazione Politeama, ed è importante, questi documenti non ci sono sul sito del nostro comune, sia i bilanci del 2016 sia i bilanci degli anni precedenti, ed è secondo me un atto fondamentale sempre per la trasparenza, per raggiungere gli obiettivi che citava all'inizio, che siano a disposizione dei cittadini e degli stessi amministratori. Un altro tema che lei ha toccato il miglioramento, se ricordo bene, degli indici del pagato, no? Rispetto diciamo all'impegno, rispetto alla competenza. Ecco. Qui però prendo atto del miglioramento di quei punti percentuali, che però secondo me non sono molto significativi, perché rischiano di tenere in conto dei meccanismi che non c'entrano un granché con un miglioramento effettivo nella tempistica per effettuare i pagamenti. C'è un indice specifico, no, per misurare la tempestività dei pagamenti dell'ente, e questo si chiama appunto indice di tempestività dei pagamenti, e purtroppo nello schema di relazione dei revisori non era presente, veniva citato che sarebbe stato pubblicato sul sito, ed effettivamente è stato pubblicato sul sito. Beh, il dato che compare per la tempestività dei pagamenti per quanto riguarda il nostro ente è allarmante, perché abbiamo un ritardo medio che supera i 50 giorni. È allarmante perché siamo vicini ai 60 giorni che è il limite
e il limite sanzionatorio. È allarmante perché la media nei comuni piemontesi è di 6 giorni. È allarmante perché, di ritardo intendo dire, e perché comuni a noi vicini invece pagano con anticipo. Un comune qua vicino a noi ha un dato, un indice pubblicato, io sto i dati pubblicati ovviamente, con un anticipo di 11 giorni sui pagamenti. E questo sì che è uno strumento, come diceva lei, importante per l'economia locale, no? La tempestività dei pagamenti. E questo dato, chiedo scusa. No, prego, no, non c'è problema. E questo dato è ancora più importante perché le anticipazioni di cassa che utilizziamo sono aumentate nel corso del tempo, al di là del valore, che il valore è semplicemente un valore cumulativo, no, dell'anticipazione di cassa che utilizziamo, ma è aumentata anche l'estensione dei giorni in cui utilizziamo l'anticipazione di cassa, che mi pare sia 233 giorni, cioè siamo a 2/3 dell'anno, per cui siamo in anticipazione di cassa. Allora, io non ho capito questi due dati come siano correlati e quali siano le ragioni, no? Ma sicuramente sono due campanelli d'allarme, a mio avviso, che c'è qualcosa che non va. E per quanto riguarda la ricaduta sul territorio, certamente l'indice di tempestività dei pagamenti è un dato oggettivamente importante. Scendo invece un pochettino più nel dettaglio di alcuni provvedimenti, di alcune cifre che, come diceva lei, Assessore, nel pieno rispetto del suo lavoro, penso che si sarebbe dovuto fare in modo diverso, non dico neanche migliore, diverso, perché sono scelte diverse in certi casi, in qualche caso forse migliore, magari cifre non significative, ma cifre che sommate una con l'altra alla fine possono darci dei numeri non trascurabili. L'ho già detto altre volte, è già stato oggetto di un emendamento che ho fatto qualche tempo fa. Noi come gruppo siamo contrari alla continuazione dell'erogazione del contributo alle scuole paritarie. Questi 35-36 mila euro l'anno, ne abbiamo già anche parlato, anche personalmente, a nostro avviso, stridono con una situazione per cui alle famiglie degli studenti delle scuole dell'obbligo della nostra città si chiede un contributo volontario ogni anno. E si chiede un contributo volontario non per ampliare l'offerta scolastica didattica, ma per pagare delle spese vive della didattica, come i fogli, le fotocopie, i colori, eccetera, eccetera. Questo soprattutto nella scuola primaria. Ora, io penso che questi soldi debbano prima di tutto ritornare all'ente pubblico, alla scuola pubblica, e quando la scuola pubblica non dovrà più chiedere il contributo facoltativo per le ragioni che dicevo prima, allora si potrà pensare di finanziare la scuola paritaria. Con l'occasione quest'anno, tra l'altro, c'è stato anche il passaggio della verticalizzazione, no? Ecco, nel passaggio della verticalizzazione, secondo me, c'era un'occasione che avevamo di ridurre dei costi fissi legati alla struttura della scuola della Riva. Quella scuola, così com'è, non ha uno scopo e un senso didattico, è il puro mantenimento di una promessa elettorale fatta anni fa, non ha senso di spendere e investire dei soldi in una struttura così piccola, avrebbe senso risparmiare quei costi fissi in termini di mantenimento della struttura, di gestione del personale, verso la restante parte dei plessi scolastici, dei circoli così come verranno formati. Un altro punto è
La questione è l'Aiguglia. La questione è l'Aiguglia. Nonostante tutto il lavoro fatto e tutte le indicazioni che si sono state date, che sono state anche ricevute dalla popolazione, da chi abbia voluto partecipare a questo, come dire, alla condivisione degli scopi per cui si sarebbe dovuto usare la colonia di L'Aiguglia, alla fine l'intervento del Comune per quanto riguarda la possibilità di accesso dei ragazzi in difficoltà socio-economica alla colonia è stata di 2.000 euro. È una cifra ridicola, è una cifra ridicola, che non ha neanche coperto la disponibilità che era stata data a bilancio, adesso non mi ricordo più se era 5.000 o 10.000 euro, ma che di fatto copre una necessità estremamente bassa, quasi irrilevante. A fronte di una questione che io avevo sollevato nei punti programmatici sul tavolo di L'Aiguglia, l'IPAB, che gestiva il patrimonio di L'Aiguglia, è nata con il contributo, ed è stata gestita negli anni, con il contributo della Cassa del Risparmio di Brano, uno dei soci fondatori e facente parte del Consiglio di Amministrazione prima dello scioglimento. Perché non coinvolgere in modo strutturale la fondazione nel proseguimento logico dello scopo sociale della colonia per ampliare l'offerta e per ampliare l'accessibilità per chi non ne ha la possibilità alla colonia? Perché? Altro punto interessante dal punto di vista degli interventi, invece dal lato delle spese, c'è stata una slide con l'elenco di tutta una serie di interventi fatti sull'edilizia pubblica. Sono contento quindi che ci sia l'assessore. Ecco, noi abbiamo fatto tutta una serie di interventi autofinanziati, con finanziamento a fondo perduto, con finanziamento in conto interessi dalla regione, con finanziamenti dalla regione. Ecco, lamento il fatto che in tutta questa serie di interventi, per quanto riguarda l'aspetto dell'efficienza energetica, non abbiamo fatto neanche un'applicazione per il conto termico, che si appresteranno adesso gli uffici a fare per quanto riguarda l'ultimo intervento della copertura di Via Piumati. E lo dico perché questo tema del conto termico l'avevo proposto ormai un anno e mezzo fa e purtroppo oggi non ne abbiamo mai approfittato. Lo spiego per chi non lo sapesse: il conto termico è un finanziamento a fondo perduto da parte dello Stato che copre, per quanto riguarda gli interventi di isolamento, ad esempio sostituzione di infissi, coibentazione delle pareti, delle strutture, fino al 40% dei costi sostenuti a fondo perduto, in un'unica soluzione per quanto riguarda il conto termico 1, in due soluzioni per quanto riguarda il conto termico 2. Ho individuato almeno alcuni interventi su cui si poteva utilizzare il conto termico, ed è la sostituzione degli infissi della scuola Montecatini, l'intervento di rifacimento del tetto della scuola Edoardo Mosca, perché se è stato fatto un intervento di efficientamento energetico, cioè di isolamento del sottotetto, si poteva prenotare l'incentivo e prendere l'incentivo anche in questo caso. Non so perché non è stato fatto nessun intervento, neanche forse di efficientamento energetico, per quanto riguarda la copertura del comune, questa è la porzione qui antica del comune. E dopo aver parlato con gli uffici adesso si attiveranno invece fortunatamente per quanto riguarda la ex scuola di via Piumati. Sono interventi questi che potevano accedere a questo conto, a questi finanziamenti a fondo perduto. Il 100% per quanto riguarda le necessarie diagnosi energetiche funzionali degli interventi, e quindi secondo me queste sono state occasioni perdute.
Per quanto riguarda invece alcuni aspetti più generali della spesa, lei ha parlato degli aspetti legati alla rigidità della spesa, no? Un fattore determinante, importante, diciamo, della rigidità della spesa è la spesa legata al personale. In questo senso quest'anno c'è stato, alla fine di quest'anno, nel bilancio consuntivo non si vede, penso, lo vedremo nel bilancio di quest'anno, c'è stata la riduzione della posizione dirigenziale in capo alla SOS, per cui adesso c'è un'integrazione, no? Per cui abbiamo la posizione dirigenziale del Comune che svolge questa duplice funzione in collaborazione con la SOS. Però ritengo che la spesa del personale sia ancora nel nostro comune molto alta e perché questa considerazione? Perché poi sono andato a vedere altri comuni qua vicino, qua in provincia di Cuneo, come sono conformati rispetto a composizione dell'organico e spesa relativa al personale. Partiamo da un dato, no? Per ragionare sugli stessi numeri. Organico 2016, 189 dipendenti, di cui 12 in carico alla SOS. Giusto? Ho visto una volta. All'incirca dovrebbe essere questo. Le spese lorde per quanto riguarda il personale, cioè le retribuzioni lorde, qua c'è un numero che non mi quadrava con la slide che presentava, dal rendiconto, dallo schema di rendiconto, è di 6.954.000 erotti euro, che tiene conto, immagino, dei 189. Perfetto. Quindi diciamo riportato ai 177 dipendenti. Io ho fatto un calcolo un pochettino meno cautelativo, perché facendo un calcolo sulla media, cioè come se i dipendenti SOS avessero un costo medio equivalente a quello degli altri, ero intorno a un calcolo netto di 6.500.000 contro i 6.340.000 che ho visto mostrato lì. Ecco, il costo pro dipendente quindi è vicino, aggiornato al dato che mi ha dato lei, a circa 36.000 euro a dipendente. E sono andato a vedere del costo di dipendenti di altri comuni, non cito neanche il nome dei comuni, non ha molta importanza. C'è un comune qua vicino che ha 201 dipendenti, ha una spesa dipendente molto simile alla nostra, su 201 dipendenti spende 6.900.000 erotti come retribuzione lorda, e ha 201 dipendenti, la spesa pro dipendente è 34.500. Un altro comune leggermente più piccolo, questo è delle dimensioni simili alla nostra, un altro comune un po' più piccolo invece ha una spesa notevolmente inferiore, perché ha un numero di dipendenti notevolmente inferiore, 155. La spesa dipendente è ancora più bassa. Ora, in pratica, degli altri comuni riescono a sostenere la macchina comunale con una spesa inferiore, con un indice di spesa inferiore. Quali possono essere le ragioni? A mio avviso, la mia analisi, che è ancora superficiale, non ho problemi ad ammetterlo, è che noi abbiamo probabilmente un numero elevato di dirigenti. Certe scelte di rinnovamento dei dirigenti potevano essere posposte o si potevano accorpare delle figure. Perché noi abbiamo una spesa più alta per singolo dipendente, e quello che alza la spesa per singolo dipendente è sicuramente il livello di inquadramento. Come mi è capitato più volte, non più volte, in alcuni casi, conversando con alcuni funzionari dipendenti del Comune, le considerazioni fatte erano:
non servono dirigenti, ma serve personale qualificato. C'è in certi casi, in sostanza, a mio avviso, un'inefficienza del sistema della nostra macchina. E questo, secondo me, dovrebbe essere uno degli obiettivi di questa amministrazione: migliorare l'efficienza della macchina comunale, riducendo così i costi fissi legati al personale. Un'altra cosa che non si vede dal bilancio consuntivo e che riguarda anche sempre l'organizzazione degli uffici è che in questi anni abbiamo visto una mole notevole di spostamenti degli uffici. Certi uffici si sono spostati una volta all'anno. Queste spese non si vedono nel rendiconto, io mi chiedo a quanto possano ammontare, ma anche qua c'è un'efficienza, una inefficienza organizzativa importante e che sicuramente pesa nel bilancio dell'ente. Si è parlato del capitolo delle entrate tributarie e delle entrate extratributarie e delle entrate in genere. Allora io sono rimasto colpito dai numeri, effettivamente c'è una riduzione del peso delle entrate tributarie, però c'era anche da dire che non so più se 5 o 6 anni fa, ne abbiamo discusso quando abbiamo parlato qualche consiglio fa del fondo compensativo, della conferma del fondo compensativo sull'addizionale IRPEF, del fatto che comunque 5 anni prima il nostro comune ha aumentato pesantemente l'addizionale IRPEF, facendo un salto in un anno di più 800.000 euro, se ricordo bene, di carico fiscale nei confronti dei nostri cittadini. Che cos'è che però è aumentato molto in questi ultimi 2 anni? Sono aumentate molto le entrate extratributarie, in particolare le entrate che riguardano ad esempio le infrazioni del codice, per le sanzioni dovute al codice, alle infrazioni al codice della strada. E sono aumentate di quasi 1 milione di euro. Ora, il punto importante, a mio avviso, non è tanto l'aumento delle infrazioni in sé, no? È stato dichiarato più volte dagli assessori, dal sindaco, dalla giunta, che questo aumento è dovuto a un aumento dei controlli finalizzato a una maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto riferito ai soggetti deboli, no? I pedoni, i ciclisti, al fatto che non viaggino macchine non revisionate, con assicurazione scaduta, eccetera, eccetera. Quindi non discuto il merito, no, delle ragioni per cui siano aumentate, però discuto del fatto che effettivamente poi vengano utilizzate per questo scopo i soldi. A mio avviso i soldi delle entrate extratributarie, questi aumenti in questi ultimi 2 anni, non sono stati assorbiti da equivalenti aumenti di investimenti per aumentare la sicurezza stradale. Perché il decreto legislativo del 1992 impone che il 50% delle entrate da infrazioni vada per aumentare e ampliare la sicurezza degli utenti della strada. Questo per evitare che i comuni facciano cassa. Ecco, a mio avviso noi qua abbiamo fatto molta cassa. E mettiamo nelle voci di spesa finanziate dalla quota parte delle sanzioni che dovrebbero aumentare la sicurezza della strada, mettiamo anche delle spese che le stesse linee guida della Corte dei Conti dicono che non si possono mettere, perché in questa ripartizione? Perché sono spese di parte corrente. Ad esempio i costi di postalizzazione delle sanzioni, ad esempio i costi del vestiario, sono tutte spese correnti. La manutenzione dei parcometri, perché non è manutenzione né della segnaletica stradale né del sedime stradale. Tutte le utenze, ad esempio le utenze del collegamento ai sistemi vari
per i controlli in seguito alle verbalizzazioni, le spese di cancelleria, le esercitazioni di tiro, la previdenza complementare se non è collegata ad aumenti del personale. La sostituzione delle lampade LED to cure, anche questa non è una spesa, quel canone non è interamente utilizzabile in quella ripartizione, perché solo quando l'illuminazione è specifica per l'aumento della sicurezza di un determinato tratto di strada, allora sì, rientra nella corretta ripartizione. Addirittura ho visto che è comparso nel 2015 sono comparse delle spese per lo sgombero neve. Sono spese ordinarie, non sono spese straordinarie. Ecco, un altro ingresso, un'altra entrata che a mio avviso non rientra nella corretta ripartizione e che quindi viene utilizzata impropriamente è la spesa relativa alle monetizzazioni per il reperimento degli standard urbanistici, perché noi le mettiamo genericamente a investimento e invece il ricavato delle monetizzazioni per il reperimento degli standard urbanistici andrebbero riservati al solo fine di reperire gli standard urbanistici che il privato non ha potuto reperire e quindi realizzare. In sostanza, prendo per buono quello che ha detto l'assessore, cioè l'impegno a mantenere un sistema di coesione sociale, l'impegno a mantenere invariata la pressione tributaria e la pressione nei confronti dei cittadini, l'impegno a mantenere i servizi. Ma ci sono cose che si possono fare effettivamente meglio, ci sono cose che non sono state fatte e che soprattutto sono assenti nel programma di governo dell'amministrazione. Per quanto riguarda l'indebitamento, lei ha parlato di una riduzione di indebitamento di 4 milioni di euro. Io notavo questa cifra, dal 2010 al 2016 vuol dire bene o male poco più di 700 mila euro l'anno in media, ma effettivamente fino al 2014 il rimborso della quota capitale era di 650 mila, 700 mila euro, quindi questa diminuzione è stata dovuta semplicemente al recupero della quota capitale dei mutui contratti. Alla fine, in media, i numeri sono quelli, e spero che quest'anno non vogliate fare una rinegoziazione dei mutui come è stato fatto l'anno scorso, perché abbasserà la quota capitale per questi anni, ma nei prossimi anni, negli anni a venire, aumenterà il carico totale per interessi passivi del nostro ente di milioni di euro. E questa sicuramente non è un'azione da buona amministrazione. Mi fermo qui e la ringrazio. Grazie. 30 minuti tondi anche per lei. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi scuso, prima non stavo facendo melina, ma stavo cercando di reperire alcuni dati che mi erano venuti in mente all'ultimo minuto. Inizio ringraziando, e vedo qui il dirigente, gli uffici per l'ottimo lavoro che hanno svolto. Mi unisco alle parole dell'assessore, ma credo che siano le parole condivise da tutto il Consiglio Comunale. Ho assistito con curiosità, devo dire, alle parole dell'assessore, no? E di tutto quello che ha detto
Una cosa mi ha colpito particolarmente. Adesso cerco di andare a memoria, mi correggerà se dico qualcosa di sbagliato, ma lei diceva che un bilancio deve essere calato nella realtà, poi per valutarne l'efficacia, perché altrimenti sono soltanto meri numeri. Mi intendo poco di contabilità, per fortuna, ma la contabilità è una materia molto fredda, altrimenti sarebbe anche più capibile a tutti, e devo dire che ha ragione il collega Lasia quando dice che il bilancio non sempre è così capibile, soprattutto per i non addetti ai lavori. Ma proprio partendo da questa sua frase, mi è tornato in mente quello che è una semplificazione di un pensiero aristotelico, no? Cioè che il fine della politica è la felicità, è la ricerca della felicità della persona. È un riassunto molto molto breve di tutto quello che è un pensiero più complesso, però è un pensiero che credo che tutti coloro che fanno politica dovrebbero sempre tenere presente. E allora mi chiedo, questo bilancio, se viene calato nella realtà braidese, quali risultati trova e a cosa può andare incontro? Qual è il sentimento che può animare noi, ma credo anche il resto della popolazione braidese, riguardo ai numeri? Con i colleghi del centrodestra Somalia ed Elena, tutti gli anni in cui c'è stato il bilancio preventivo abbiamo sempre proposto un emendamento, che era un emendamento in cui crediamo molto, che era nel nostro programma elettorale, ma che continua ad affascinarci con prospettive che credo siano ottime nel medio e lungo periodo. Ed era l'emendamento riguardo a un sostegno a tutte quelle aziende che in qualche modo potevano facilitare l'ingresso o la prosecuzione del lavoro dei nostri concittadini. A tale proposito, dopo molte insistenze, siamo riusciti a ottenere nell'ottobre del 2015 l'approvazione di un tavolo delle attività produttive che si è poi riunito per la prima volta nel giugno del 2016, nel novembre, se non ricordo male, del 2016, e proprio oggi è arrivata la convocazione per il 23 maggio 2017. E allora mi chiedo, se a questa amministrazione l'idea e il concetto di lavoro o di aiuto, perché un comune non può creare lavoro, ma un incentivo a quelle aziende che hanno intenzione di assumere. Se quest'idea può appartenere o meno ad un'amministrazione, beh, io credo che ci si sarebbe dovuti trovare più spesso. Credo che ci sia trovati, non so se per una forma di contentino, ma è evidente che questo tema a questa amministrazione interessa davvero poco. Interessa davvero poco, lo si vede appunto dal ridottissimo numero di volte in cui ci si è trovati. E se il fine ultimo della politica è la felicità, beh, io credo che proprio, e l'abbiamo visto spesso i numeri nella Commissione Servizi Sociali, i numeri di aiuto che ci vengono, le richieste di aiuto, i numeri imponenti che ci vengono dalla nostra popolazione, beh, io credo che potrebbe essere sgravata dal bilancio comunale se potessimo aiutare i nostri concittadini a trovare un lavoro. Non creandolo noi, ovviamente, ma mettendoli in comunicazione con le aziende, aiutando le aziende che assumono in qualche modo. Io credo che davvero tutte le persone che oggi vengono a chiedere aiuto in comune, di tutta questa parte si potrebbe magari risolvere qualche problematica familiare o comunque aiutarli e aggravare meno sulle casse del comune. Leggevo prima, faccio un esempio banale, dei dati che ci ha fornito l'assessore. La copertura della mensa scolastica è passata dal 2015 dall'82% all'85% del 2016. È vero, però è anche vero
mi corregga Assessore se sbaglio, che c'è un'associazione braidese che copre parecchie rette scolastiche, aiuta molte famiglie ad aiutare i bambini che si troverebbero in difficoltà anche a pagare la retta scolastica, la retta della mensa. L'assistenza sociale ha un valore complessivo di 2.781.703 euro. Beh, io credo che se la nostra idea, se la nostra iniziativa avesse potuto prendere vita e si fosse potuto cercare di ragionare all'interno di una conferenza più grande come il tavolo delle attività produttive, probabilmente questa spesa, chissà, magari sarebbe potuta diminuire nel corso del tempo. Se dobbiamo ragionare sempre, come diceva lei, nel medio e lungo periodo e non soltanto nel breve, si poteva pensare che a rigor di logica si potesse diminuire l'incidenza degli aiuti alle famiglie braidesi, proprio perché se le famiglie trovano un lavoro possono pagarsi l'affitto, possono spendere nei nostri negozi, possono essere più tranquilli per quanto riguarda il loro tenore di vita e, lo uso tra virgolette, gravare meno anche sul bilancio comunale. Sono scelte. Io contesto spesso chi dice che destra e sinistra oggi sono la stessa cosa. Non è vero. Ci sono scelte che alcuni fanno, che alcuni prendono, che alcune amministrazioni e che gli altri, non soltanto perché all'opposizione, ma perché non l'avrebbero preso o si sarebbero comportati in maniera diversa. Noi non abbiamo nei nostri emendamenti nel corso del tempo portato all'attenzione di questa amministrazione grosse cifre, ricordo un 70.000 e un 100.000 euro. Poi però magari un'amministrazione intende spenderne magari di più, spendere soldi pubblici per un'opera pubblica come per esempio il marciapiede di Strada Orti, che lascia il tempo che trova. Un'opera pubblica che è iniziata perché si doveva mettere in sicurezza una strada, abbiamo visto solo il numero di incidenti che ci sono stati in questi ultimi due mesi con la pioggia, tant'è vero che il sindaco ha chiesto urgentemente un incontro all'ANAS. Ecco, io credo che ciascuno di noi, con la propria visione, con la propria idea non soltanto di politica, ma di tentativo di superare le problematiche che alla politica vengono, richieste, noi avremmo potuto veramente dare un aiuto diverso ai nostri concittadini. Naturalmente tutto questo non è stato fatto. Noi quest'anno, nel bilancio che abbiamo discusso il 31 gennaio, ci siamo presi una responsabilità guardandoci negli occhi e abbiamo detto: beh, quest'anno l'emendamento non lo presentiamo perché vogliamo dare fiducia ad una idea che speriamo possa essere passata. Naturalmente ci rendiamo conto che così non è stato. Questo ovviamente inficia tutto quello che a mio giudizio è il giudizio su un bilancio complessivo, proprio perché con visioni diverse noi avremmo forse fatto in un certo modo e ci troviamo però a discutere di come ha fatto qualcun altro, l'amministrazione attuale. Non ci troviamo d'accordo su una visione complessiva di un bilancio che secondo noi non aiuta i nostri concittadini, che vivono costantemente, e credo che chi vive la quotidianità degli uffici possa in qualche modo esserne consapevole, proprio perché sono sempre più le persone che vengono a chiedere aiuto, un aiuto in tutti i modi. Si deve uscire un po' dalla logica dell'assistenzialismo, secondo me. Io credo che... Prego, Sindaco. Io credo che si debba uscire da questa logica e cercare di aiutare i nostri concittadini cercando, ecco, nessuno pretende i miracoli,
ma la volontà sicuramente questa sì, di un'amministrazione che forse è troppo orientata a guardare le persone che vengono a chiedere aiuto, dando loro, come diceva il proverbio, il pesce per mangiare oggi, ma non insegnando loro a pescare. Io credo che si dovrebbe veramente invece passare, fare un passo e un salto di qualità, cercando di dare alla nostra, ai nostri concittadini, ai braidesi, che a noi fanno riferimento, la possibilità di imparare a pescare, e quindi cercando di aiutarli a trovare un lavoro e cercando di in qualche modo andare a compensare quelle che sono le carenze, che certo non sono imputabili a questa amministrazione, così come a nessuna amministrazione, ma che sono figlie di una crisi che attanaglia il nostro Paese già da troppi anni. Quindi il giudizio sul bilancio consuntivo per il nostro gruppo è assolutamente negativo. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere. Consigliere Ambrogio, prego. Sì, grazie Presidente. Ma innanzitutto mi unisco anch'io ai ringraziamenti a favore del lavoro svolto dagli uffici competenti. E questa nuova versione del bilancio consuntivo, comprensivo anche della relazione e della nota integrativa, è a mio avviso molto meglio comprensibile di quello degli anni precedenti, quindi sono in disaccordo con quello che ha detto il consigliere all'Asia, perché anche la parte, al di là dei numeri, c'è una parte discorsiva che fa in modo che le cose siano molto meglio comprensibili. Analizzando questi dati contabili, noi vogliamo verificare se e in quale misura gli obiettivi siano stati effettivamente raggiunti, garantendo per i servizi resi, che via via si prendono in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici, per non avere impatti negativi sugli equilibri di bilancio. Tutto questo perché dobbiamo rendere conto ai nostri concittadini di come sono stati impiegati i soldi pubblici, in che modo sono state reperite le risorse e valutare se gli impegni presi siano stati effettivamente mantenuti. L'esposizione che ha fatto l'assessore è servita proprio a puntualizzare questi aspetti. E ovviamente non voglio ripetere i numeri, ma vorrei ribadire che questo obiettivo è stato ampiamente e positivamente raggiunto. Alcune di queste opere sono sotto gli occhi di tutti. Basta uscire di casa e fare due passi nella nostra città e si vede come sono stati spesi una parte di questi soldi, mentre invece alcuni capitoli della spesa non sono così evidenti, ma si traducono in azioni quotidiane. E mi riferisco a tutti i servizi resi alle persone, alle famiglie, a tutto quello che ruota intorno al mondo della scuola, dall'asilo nido fino alle scuole medie, agli anziani e anche alle famiglie, alle persone che sono più in difficoltà. L'impegno finanziario in questo senso è davvero notevole. E se si va ad analizzare bene il capitolo 4 della relazione, si capiscono bene tutte le varie voci. Poi non si è sottovalutato l'aspetto dello sport, l'aspetto del turismo, l'aspetto della cultura, le politiche giovanili. E anche in questi settori i dati e le migliorie sono evidenti. BRA in questo ultimo anno si è posizionata sempre molto bene durante i vari eventi e ha attirato parecchio pubblico che arriva da fuori città, con positive ricadute sulle nostre attività commerciali. Tutto questo è stato fatto mantenendo il bilancio in equilibrio, in una fase storica economica dove soldi da sprecare non ce ne sono e i trasferimenti dal governo centrale, anche se non sono per fortuna più diminuiti, sono comunque contingentati. Un altro aspetto da non sottovalutare è il non aumento delle imposte locali, per non appesantire anche qua il bilancio delle famiglie,
perché l'attenzione di questa amministrazione al sociale e alla coesione sociale è un punto al quale si dedicano tante energie. E quindi assolutamente un fattore positivo il mantenimento del livello dei servizi offerti ai concittadini, sia quelli collettivi che quelli a domanda individuale. Si è inoltre svolto un attento e costante monitoraggio delle poste di bilancio in entrata, cercando di recuperare l'evasione fiscale, anche riferiti agli anni precedenti, e favorendo le agevolazioni per le ad esempio uno degli esempi è quello che questi soldi sono andati ad agevolare le locazioni a canone concordato, ma è solo uno degli esempi di questo risparmio, cioè di questo controllo sulle imposte non pagate a favore di chi invece le imposte le paga. Inoltre tutto questo è stato fatto senza azzerare gli investimenti, perché questa amministrazione crede che una città debba comunque ragionare in termini di crescita. Concludo dicendo che vorrei anche porre l'attenzione alla relazione dei revisori dei conti, che essendo ovviamente un ente esterno ha comunque dato parere favorevole vigilando sui nostri dati. Grazie. Grazie consigliere Ambrogio. Ha chiesto la parola il consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per la relazione su questo rendiconto. Mi scuso in anticipo perché poi per impegni pregressi dopo l'intervento dovrò lasciare l'assemblea, ma comunque ci sarà modo, o comunque già durante l'intervento esporrò poi la dichiarazione di voto del nostro gruppo, che poi esporrà appunto anche il mio collega di gruppo Panero. Che dire, oggi vorrei essere abbastanza sintetico, diciamo, per il semplice fatto che il rendiconto ormai da qualche anno che mi trovo a sedere tra questi banchi e diciamo un momento del rendiconto è un momento molto più politico, diciamo, dove è vero si vanno a vedere in maniera analitica i conti della nostra amministrazione e comunque dell'attività della Giunta. Ma come dice anche e come ha detto anche nella relazione l'assessor Fogliato, i numeri devono saper raccontare comunque un qualcosa. Ogni volta che ascolto le parole dell'assessore e comunque ogni volta mi congratulo con l'assessore che cerca di trovare tutti i metodi possibili per far sì che tutti possano comprendere quello che è una materia fortemente complessa, quindi tramite l'utilizzo di slide, tramite l'utilizzo anche di frasi che possano far capire le sensazioni che attraverso il suo bilancio voleva appunto esprimere. E ogni volta ascolto l'ex vice sindaco con un'aria quasi come non riesco bene a capire come sia possibile che spesso e volentieri la sua visione, forse magari perché appunto io sono la minoranza e lei è in maggioranza, è proprio quasi completamente non coincidente. Per il semplice fatto che spiega dei conti della nostra città come
conti in ordine, facendo riferimento a quello che è l'interpretazione o comunque la definizione o comunque il giudizio da un ente terzo, qual è il Collegio dei Revisori dei Conti, esprimendo appunto positività nei numeri, il bilancio comunale è in equilibrio, e meno male. Penso che questa cosa qui dovrebbe essere alla base, quindi nulla di così tanto stravagante o qualcosa che magari potrebbe dire ci possa prendere sorpresa, ci renda sorpresi dal fatto che BRA non potrebbe, e spero anche in futuro, pensare di avere appunto degli squilibri di bilancio, vista la realtà virtuosa delle nostre aziende che cercano di far arrivare i conti in ordine anche in un momento di crisi, non ci riuscisse la nostra amministrazione comunale, mi dispiacerebbe ancor di più. Comunque, la fotografia della nostra comunità è una fotografia che ci deve un po' allarmare, perché se è vero che l'amministrazione, con quelle che sono i numeri che ci sono stati presentati, mette nero su bianco il fatto che ci sia stata una maggior copertura di alcuni servizi che sono importanti per il mantenimento della coesione sociale, è anche vero che, essendoci stato questo aumento della copertura, vuol dire che sempre più persone hanno bisogno dell'intervento del comune per poter entrare appunto ad avere servizi quali per il pagamento, servizi quali servizi fondamentali come mensa, asilo nido, eccetera. Servizi che, come diceva lei, non sono stati, io ho sempre ribattuto questa cosa, perché comunque ogni anno c'è sempre stata una piccola modifica per quanto riguarda le tariffe dei servizi quali mensa, asilo nido, eccetera, dicendo appunto mantenendo comunque servizi quasi sullo stesso livello di costo. Ma diceva bene il consigliere all'Asia, visto e considerato che io mi piace fare i ragionamenti pensando anche a quello che è l'amministrazione in carica, non è un'amministrazione che è da quest'anno che è in carica, ma è un'amministrazione che è in carica già da qualche anno, questa è già la sua seconda consigliatura, di cose, di aumenti ce ne sono stati. E poi se non ci sono stati aumenti a livello di tassazione e quant'altro, non poteva non essere così, perché per legge dello Stato, lo Stato ha imposto ai comuni di non aumentare la tassazione, quindi non poteva avvenire una cosa del genere. Detto ciò, il rendiconto che andiamo a votare questa sera appunto non è altro che il risultato di quello che è il bilancio previsionale. Bilancio previsionale che già il nostro gruppo al momento della delibera appunto del bilancio preventivo aveva dichiarato e aveva definito negativamente. Quindi non penso che non ci potremmo discostare da quello che è il giudizio poi sul rendiconto.
anche noi abbiamo fatto alcune valutazioni su quello che sono stati gli investimenti da parte di questa amministrazione. Investimenti per la quale spesso e volentieri, anche con il mio collega di gruppo, abbiamo criticato. Perché se è vero che le entrate extratributarie aumentano, perché aumentano le infrazioni per il codice della strada, è anche vero che se gli investimenti per gli introiti, diciamo per le multe, vengono utilizzati, che dovrebbero essere utilizzati per il 50% lavori di messa in sicurezza delle strade, eccetera, vengono utilizzati poi magari per la messa in sicurezza della discesa Orti o salita Orti, chiamiamola come vogliamo, diciamo che come ci ha visto in maniera, ci ha visti contrari al momento del bilancio previsionale, ci vede contrari ancora tutt'oggi che, passando il tempo e a lavori realizzati, gli incidenti non vedono diminuire, non si vedono diminuire gli incidenti. E anche su altre opere abbiamo avuto modo di dare, di mettere nero su bianco alcune critiche, come ad esempio l'utilizzo di alcuni materiali per la riqualificazione di via Principi di Piemonte e soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione dei portici. Ma non sto qui a soffermarmi su quello che in tante occasioni abbiamo già avuto modo di ribadire come gruppo su alcune scelte dell'amministrazione. Una cosa è certa, riteniamo che oltre a essere il rendiconto di quello che può essere il bilancio, detto in maniera specifica, del comune in sé, solo ed esclusivamente visto nei confini comunali, riteniamo che il rendiconto sia anche la conclusione, diciamo, di un anno dove si mette a ragionare anche in ambiti un pochetto più ampi. A che punto siamo con l'ospedale di Verduno? A che punto siamo con la Asti Cuneo? Cosa che il sindaco oggi ci ha dato comunicazione dopo l'input del consigliere Somaglia. Quasi come se ormai siamo abituati al fatto che, chi lo sa la Sicuno quando concluderà, chi lo sa dell'ospedale di Verduno quale sarà il futuro. Perché oltre a parlare appunto di bilancio in sé, è bello appunto perché, come diceva anche il consigliere Marengo, la politica in senso aristotelico segue le finalità, la finalità ultima è quella della felicità. Diciamo che l'amministrazione, ma non soltanto questa amministrazione, noi come gruppo saremmo fortemente felici a sapere che ci sia una risoluzione di quello che potrebbe essere cose importanti e complesse come la Asti Cuneo, l'ospedale e altri settori.
Non voglio soffermarmi su quello che può essere il costo del personale, come invece ha fatto il consigliere Alasia, su alcune cose molto più specifiche, anche perché non ne avremmo gli strumenti come consiglieri non avremmo modo di dare delle soluzioni concrete se non dare un'indicazione di che cosa costa di più, che cosa costa di meno rispetto a un comune, rispetto ad un altro. Sicuramente il fatto che l'assessore continui a esporre il fatto che l'indebitamento pro capite sia diminuito con gli anni vuol dire anche che questo qui potrebbe anche essere un piccolo segnale di scarsa o troppa prudenza nell'investire e quindi essere primo soggetto che, qual è il comune, che dia l'impulso per investire sul futuro, con degli investimenti che spero non siano tutti quanti all'altezza della salita degli orti. Ma dobbiamo anche dire che è vero, come dice la consigliera di maggioranza, Bra, senza ombra di dubbio, a livello di territorio delle sette sorelle è comune che comunque riesce tutt'oggi ad attrarre persone con le proprie manifestazioni, con i propri momenti culturali, teatrali, eccetera. Questa è una cosa che nel comune che dovrà investire e che l'amministrazione dovrà continuare a fare, ma è questo troppo spesso ci si sofferma a quello che si vede a occhio, quindi vediamo Bra con una strada riqualificata, vediamo Bra che realizza una determinata manifestazione e poi ci sono appunto quegli indicatori come l'indicatore, come ben diceva il consigliere Allasia, sulla tempestività dei pagamenti, che non si vedono ma che magari le aziende che aspettano dei soldi del comune ne sentono e risentono il fatto del ritardo dei pagamenti. E magari poi ci sono degli altri indici, quali appunto la copertura su alcuni servizi essenziali, l'aumento della copertura di alcuni servizi essenziali, che ci fanno assolutamente toccare con mano che la situazione economica della nostra città non è tra le migliori. Quindi io concluderei qui il mio intervento, visto e considerato che dovrò lasciare l'aula, anticipo a livello personale, ma penso di poter parlare anche a nome di gruppo di Bradomani, come a bilancio, come il nostro giudizio sul bilancio provvisionale era negativo, anche negativo è il giudizio su questo rendiconto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tripodi. Parola al consigliere Somaglia. Grazie Presidente. Beh, inizio anch'io con ringraziare gli uffici e approfitto della presenza del neo dirigente per tramite suo di quindi ringraziare tutti coloro che hanno lavorato
in maniera proficua alla stesura di questa nuova tipologia di bilancio che qualcuno ricordava in effetti più comprensibile, più leggibile anche a chi non è solitamente abituato ad occuparsi di finanza pubblica. La considerazione prima che mi viene è che siccome, come ricordava giustamente l'assessore Fogliato, l'esame del bilancio consuntivo è il riassunto e l'analisi di ciò che in fase di previsione, ma io direi in fase di attuazione del programma elettorale, viene in qualche maniera rendicontato sì nei numeri, e nessuno mette assolutamente in dubbio la correttezza dei numeri, e anche se lo fanno correttamente i revisori del conti, ripeto, nessuno ha dei dubbi sul possibile disequilibrio di un ente come quello che amministriamo, ecco, chi da una parte, chi dall'altra. Però è il momento di analisi di ciò che effettivamente è stato realizzato, bene, male, poteva essere fatto meglio. È ovvio che ciò che noi avevamo come visione di crescita e di impostazione di questa città era diverso rispetto a quello che era stato impostato da questa amministrazione, e quindi non può che essere il giudizio sul bilancio consuntivo pari al giudizio che era stato dato al bilancio previsionale. Ma sarebbe semplicistico chiuderla così. Già il consigliere Marengo e gli altri consiglieri di minoranza sono entrati nel merito di alcune voci. Io mi limito a fare alcune considerazioni. Beh, più volte abbiamo ribadito che a noi piaceva chiamarlo coraggio di aumentare un pochino l'indebitamento. L'assessore Fogliato diceva che il monte dell'indebitamento è sceso di qualche centinaia di migliaia di euro, vuoi per la diminuzione del conto capitale, sono stati accesi alcuni piccoli mutui, l'ultimo nel 2016 di 60.000 euro, che mi pare veramente poca cosa rispetto al bilancio comunale, e quindi lì, come altre volte, chiediamo che alcune opere che potrebbero essere in qualche modo importanti per la nostra città possano ricorrere anche all'indebitamento. Noi non ci stupiremmo, secondo me non è assolutamente motivo di scandalo o di sottolineatura importante. Sottolineava l'assessore che cospicui sono stati i contributi da enti superiori, soprattutto per ciò che riguarda gli investimenti e il comparto sociale. Ecco, più volte noi abbiamo sottolineato che nella parte entrate ormai riveste un'importanza notevole. Rivestono importanza notevole le entrate da violazione del codice della strada. Allora, qui una domanda, perché non sono riuscito a capirlo nei vari documenti che ci sono stati forniti: qual è la percentuale rispetto al totale riconducibile alle sanzioni per divieto di sosta? Un'altra cosa che volevo anche chiedere all'assessore, se è possibile avere qualche dato in più riguardo al recupero coattivo dei crediti. È vero che l'amministrazione riveste un ruolo di supervisore, ma se ci sono dei dati sullo stato attuale delle cose.
Le percentuali che ci sono state esposte per il pagato da parte dell'amministrazione sono in miglioramento, ma seppur in miglioramento, sottolineava il consigliere Alasia e anch'io sono andato a leggermi quei dati lì, purtroppo i tempi sono ancora molto lunghi e in una fase di così delicata dal punto di vista economico le aziende sempre di più richiedono pagamenti più celeri. Allora, per quanto riguarda il discorso degli investimenti, che rivestono sempre ovviamente una parte importante di quello che è il bilancio comunale, mi pare di trovare diversi interventi che potrei ricondurre ad ordinaria amministrazione, interventi che sono dettati dallo stato di usura di alcuni edifici. Fanno parte da Leone due investimenti di cui più volte abbiamo parlato in questo Consiglio Comunale. Il rifacimento, o meglio, parto dal piano di sicurezza stradale di Strada Orti. La considerazione è sempre più o meno la stessa. A noi pare che sia stato un investimento in questi termini sbagliato, ce ne danno ragione tutti gli incidenti che sono accaduti ancora nelle ultime settimane e ci pare che i transiti pedonali siano pressoché inesistenti. La riqualificazione di Via Principi. Abbiamo sempre detto che è stato un intervento importante, che era una parte della nostra città che lo richiedeva, però ci è anche sempre stato detto che l'intervento avrebbe contribuito a far sì che la crescita economica degli esercizi della zona e di conseguenza un'importante ricaduta su tutto il tessuto sociale della nostra città sarebbe stata sicuramente una delle conseguenze positive di questa riqualificazione. Ecco, ahimè, parlando con molti degli esercenti della zona in cui è stato oggetto di riqualificazione, e al netto del danno che hanno subito nei periodi di apertura del cantiere, che posso chiamarlo fisiologico, se vuoi fare un intervento in quel momento lì purtroppo è certo che dal fisiologico all'economico qualche differenza esiste, ma purtroppo anche nei mesi successivi le aspettative di recupero o comunque che questo intervento potesse portare dei contributi positivi all'economia di questi esercizi pare non ci sia, anzi molti dei commercianti della zona evidenziano cali dei fatturati vistosi. Per quanto riguarda il settore sociale in generale, ecco, io approfitto di questa discussione ricordando al sindaco l'oggetto di una mozione che avevamo all'unanimità, anzi il doppio testo di una mozione che all'unanimità era stata votata da questo Consiglio Comunale su proposta dell'associazione Love Care. E quindi ricordo al sindaco la possibilità all'interno del comitato dei sindaci dell'ex AS 11 di portare avanti questo discorso. Mi risulta che a tutt'oggi questa discussione non sia ancora stata affrontata. Ecco, tornando al sociale e mi avvio alla chiusura, non entro nel merito dei numeri, ma
prendo spunto da un articolo apparso su un giornale locale poco dopo Pasqua, il 24 di aprile, e a fronte di ciò che ci ricordava l'assessore, di stanziamenti ingenti, di quasi una situazione rosea, ecco, il giornale cita: sono migliaia ebrei diesi in condizioni di povertà, praticamente sottolinea uno stato di emergenza. E allora bisogna forse concentrarsi maggiormente, forse, come diceva bene il consigliere Marengo che mi ha preceduto, concentrarsi in maniera diversa. E assolutamente, diceva l'assessore, parlava di credibilità, assolutamente noi non mettiamo in dubbio la credibilità del suo operato, ma saremmo attenti a verificarne gli effetti. E con queste considerazioni preannuncio il voto contrario del nostro gruppo. Grazie al consigliere Marengo. La parola al consigliere Bergesio. Grazie. Allora. Chiedo scusa perché ha finito citando il consigliere Marengo. Grazie al consigliere Somaglia. La parola al consigliere Bergesio. Grazie, grazie Presidente. Sarà un intervento, e me ne scuso, un po' a flusso di coscienza, non me ne vorrà Italo Svevo per la citazione. Parto anch'io ringraziando gli uffici per il pregevole lavoro, ma ormai ci hanno abituato a questo tipo di performance. Ma ringrazio anche, parimenti agli uffici, questa amministrazione, che da quando in carica ci consegna dei numeri positivi anno su anno. Sono molto orgoglioso di fare parte di questa maggioranza che sostiene questa amministrazione, anche e soprattutto per serate come questa. Questo è un rendiconto sicuramente importante, che discende da un bilancio importante. In un anno, nonostante risorse quantomeno risicate, e di totale ristrettezza, siamo riusciti ad assicurare tutti i servizi che rendono chiedo scusa, solo che non riesco a intervenire se c'è brusio, grazie. Siamo riusciti ad assicurare tutti i servizi che rendono Bra una città a misura d'uomo, ma non solo, ne abbiamo cambiato il volto. Ci sono stati degli interventi, e soprattutto uno importante di prestigio, che Bra aspettava da anni. E la memoria storica degli abitanti del centro fa risalire già agli anni Ottanta i discorsi di rimanutenzione del centro. Ebbene, questa amministrazione l'ha fatto. Come dicevo, risultati positivi anno su anno, e ne voglio citare tre. Uno, riduzione del debito. Anche se in questa sede, e senza paura di essere smentito, posso dire di non essere sempre stato d'accordo. Credo che in periodo di sabbie mobili, ma mi spiegherò più avanti, in periodo di sabbie mobili si esce con un colpo di reni. Due, riduzione della rigidità della spesa. Questo ci permette un più ampio margine di manovra. Sono d'accordo che Bra ha una spesa rigida alta, è un'eredità. Bra l'abbiamo accettata senza beneficio di inventario, abbiamo deciso di governarla e di cambiarla. Tre, mantenimento degli investimenti. Questo disdice quello che la mia postilla al punto 1. Essere in grado di investire riducendo il debito è degno di nota. E poi procedo per temi. Semplicità di presentazione del bilancio. Bene, io credo che sia facile fare i complimenti agli uffici, ma io faccio anche i complimenti per questa relazione al rendiconto, che è chiara. È chiara perché mette tutti i numeri. Se non mettessimo tutti i numeri e facessimo una relazione narrativa, sarebbe una favola. Se mettessimo solo alcuni numeri, sarebbe propaganda partigiana. Questa è una relazione che mette tutti i numeri, è chiara e onesta. Due, sicurezza. Beh, io credo, rispetto alle parole del consigliere all'Asia,
che ci sia, esista un principio di funzionalità tale per cui ci possono essere investimenti diretti e investimenti funzionali alla sicurezza, e credo che quelli che noi abbiamo indicato lo siano. 3. Lavoro. Bene, vedo una grande determinazione da parte del centrodestra braidese su questa proposta, ammirevole. Ma vorrei fare delle annotazioni. 1. Il comune ha la competenza di creare le condizioni affinché il lavoro possa svilupparsi all'interno della nostra città, incentivando gli asili nido per quanto riguarda il lavoro soprattutto femminile, ma non solo, mantenendo alta la coesione sociale, essendo i primi sui tavoli di negoziazione quando ci sono le crisi aziendali. E tutto questo lo facciamo. 2. E cito il consigliere Marengo. Dobbiamo uscire dalla logica dell'assistenzialismo. Caspita, se 100.000 euro di intervento spot non stanno nella logica dell'assistenzialismo, io non so cosa sia la logica dell'assistenzialismo. La differenza tra, la differenza tra centrodestra e centrosinistra, è stato detto destra-sinistra, io direi centrodestra e centrosinistra, che lei cita, mi sembra però in questo caso la differenza tra investire su capitoli che per legge sono i capitoli dell'amministrazione comunale e quelli che non lo sono. Noi investiamo in quelli che lo sono. Equilibrio. Non mi va giù il computer, ok. Equilibrio. Sentivo l'intervento del consigliere Tripodi. Bra non potrebbe pensare di non avere il bilancio in equilibrio. Prendiamo esempio dalle nostre aziende le più virtuose. Beh, un capo finanziario di un'azienda deve dimostrare di 3 mesi in 3 mesi che ha i conti in ordine, e non è scontato. E come non lo è per le nostre aziende, parimenti non lo è nemmeno per noi. Anzi, è fondamentale una serata come questa, dove si tirano le righe, come si diceva quando si facevano i conti in colonna. 2. Questo rendiconto non è solo, insomma, il risultato del previsionale, ma è la capacità di mettere a terra il previsionale e la capacità di far diventare quello che si immagina potrebbe accadere quello che è realmente accaduto, la realizzazione di quello che si immagina per la guida della città. Beh, io sono contento se sarò e saremo giudicati su questo rendiconto. Grazie. Grazie al consigliere Bergesi. Consigliere Gemma, prego. Grazie Presidente. Vorrei anch'io fare un piccolo intervento. Ho cercato il coraggio tra le righe di questo bilancio. L'ho cercato nelle oltre 150 pagine. Un bilancio consuntivo dove i numeri, gli schemi e i prospetti si alternano alle parole. Queste parole sono state messe di proposito, e questo lo voglio sottolineare, per far sì che anche i profani in materia, come la sottoscritta, possano capire come si è lavorato nell'amministrare i soldi pubblici. Lo ritengo una sensibilità in più per sottolineare lo sforzo fatto per gestire i conti pubblici, sempre e comunque a favore dei cittadini. In questo momento storico ci sentiamo paralizzati, sospesi in una crisi infinita. Cosa c'è di più importante e significativo? Mantenere fede alla precisa determinazione di non aumentare le aliquote. A tale proposito penso ai genitori che ogni giorno, e qui apro un riferimento al discorso del consigliere Marengo, io penso a questi genitori che devono difendere il loro lavoro o che devono costantemente cercare lavoro. E allora questi genitori ogni giorno hanno sempre più bisogno di sapere i loro figli seguiti in scuole dove i loro figli vengano ben accolti, dove funzioni pre e post orario, dove i pasti siano preparati a chilometro zero con accurati controlli, e tutto con la sicurezza di avere tariffe invariate e invariate agevolazioni. È uno sforzo di coesione sociale
Io comune ti do un servizio a giusto prezzo. E la riprova che il servizio funziona sta nel fatto che le richieste sono aumentate, così come i pagamenti delle rette. Questo dimostra un sensibile impegno collaterale, uno sforzo reciproco che protegge i più deboli, i nostri bambini e quello che io non mi stancherò mai di dire, il nostro futuro. Un altro esempio riprova che con interventi mirati, fatti con equilibrio, i frutti si possono raccogliere. Il prossimo anno scolastico la scuola Don Milani avrà nuovamente due classi prime. Una dignitosa riqualificazione dell'edificio e un incremento di servizi con le giuste risorse. E qui la formula ha funzionato. E continuano a crescere i progetti contro la dispersione scolastica, che si integra con l'estate ragazzi, nuove agevolazioni, luoghi di aggregazioni per adolescenti dove educatrici qualificate sanno ascoltare, importantissimo, e far divertire. Questa è una delle prove che la forma è sostanza, mentre invece il formalismo portato all'esasperazione diventa burocratese, che ostacola, disperde tempo, collaborazione e la volontà di fare il più possibile per il bene della comunità. E adesso vorrei citare ciò che ha detto il capogruppo del Consiglio Comunale di Torino, il capogruppo Alberto Unia del Movimento 5 Stelle. In questi giorni ci sono parecchie polemiche anche a Torino e questo caprogruppo diceva, ho letto attentamente le varie diatribe sui vari giornali e questo caprogruppo diceva lasciateci lavorare, non basta un anno per risolvere i problemi di un comune e se bastasse un anno si farebbero le votazioni ogni anno. E invece le votazioni si fanno ogni 5 anni. Quindi ogni 5 anni, ogni anno, è un anno in più per migliorare, per mettere a posto e per portare avanti i problemi di una città, problemi che si possono risolvere. Grazie, ho terminato. Grazie consigliere Gemma. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, per fatto personale, visto che sono stato citato. Ma a me, devo dire, incuriosisce sempre quando i consiglieri comunali, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, parlano continuamente di coesione sociale e poi però non spiegano nel dettaglio cosa si intende per questa coesione sociale. Cosa vuol dire mantenere la coesione sociale? Io vorrei capirlo. Perché mi sembra la solita butade, la solita frase fatta, buttata lì ad effetto, ma che spiega nulla. La coesione sociale si mantiene quando esiste un rapporto fra le istituzioni dei cittadini, un patto sociale, come diceva Russo, che si fonda, contratto, chiedo scusa, Presidente, lapsus, che si fonda sul comune sentire degli individui. Venivano citati i dirigenti delle aziende private, è vero. Se non trimestralmente, semestralmente o annualmente, i dirigenti devono produrre dei risultati nel settore privato, altrimenti vengono licenziati. La stessa cosa, per fortuna, non succede nel settore pubblico, altrimenti molti sarebbero già a casa oggi, per fortuna, dico io. Purtroppo invece non succede. Perché bisogna produrre dei risultati. E questa amministrazione non arriva da Marte, non è caduta a Bra la settimana scorsa. Ormai siamo entrati nell'ottavo anno di amministrazione. Beh, io tutti questi risultati non li vedo. Mi fa sorridere ogni tanto quando sento, nello sforzo elogiativo sempre e comunque di un'amministrazione, anche quando magari i pensieri non sono sempre così positivi. E mi viene in mente un bravissimo comico italiano, che è Maurizio Crozza, che imita
il presidente della regione Campania, De Luca, no? E quando dice, ecco, in Campania prima di me queste cose non esistevano. A me, sentendo ogni tanto alcuni consiglieri di maggioranza parlare, ecco, mi sembra di percepire la sua voce come se Bra, fino all'avvento di questa amministrazione, avesse avuto al posto delle case le grotte, non ci fosse stata acqua corrente, non ci fosse stato nulla. Poi improvvisamente, pam, la luce e siamo tutti salvi e tutti a posto. La coesione sociale si ottiene prima di tutto attraverso il lavoro, perché il lavoro non è solo la dignità che ciascuno di noi deve avere, ma è la capacità di mantenere le proprie famiglie. Nel mio intervento evidentemente non è stato seguito bene, o si segue sempre solo la parte che si vuole. Ho sempre detto, oggi come le altre volte, che quando si può investire sul lavoro, fermo restando che non è il comune che crea lavoro, ma che può creare le condizioni. Questo è stato l'incipit del tavolo che ha visto riuniti non soltanto i consiglieri di maggioranza e minoranza in rappresentanza dell'uno e dell'altra, ma anche tutti i rappresentanti delle associazioni. È ovvio che un comune non può creare lavoro, ma può creare le condizioni. Lo si vuole fare? Bene. Non lo si vuole fare? Benissimo. Questo lo giudicheranno i braidesi. L'assistenzialismo però arriva sempre in questo senso, cioè arriviamo sempre ad aiutare le persone quando non ci sono altre vie di uscita, le si deve aiutare perché hanno lo sfratto, le si deve aiutare perché non riescono a mangiare. Creiamo allora le condizioni perché questo non succeda. Ma sono scelte politiche rispettabilissime. Non lo si vuole fare, ne prendiamo atto. Se veramente ci fosse stata una volontà in questo senso, l'avremmo visto in questi mesi. Un anno e mezzo per riunirci tre volte. Per creare che cosa poi? Una chiacchierata. Non riesco a trovare un'altra definizione. È stato messo in questo tavolo, in discussione, una sorta di questionario da dare alle aziende. A cosa può servire se la stessa amministrazione non interviene per dare un'indicazione alle aziende e ai rappresentanti che in questo tavolo rappresentano le aziende e le associazioni di categoria? Nulla. Però poi si arriva in consiglio e si dice manteniamo la coesione sociale. Guardate, io questa sera non ho voluto dare i numeri del centro per l'impiego perché divento noioso, e lo so, perché sono numeri freddi che non riflettono la realtà, ma bisognerebbe calarsi in questa realtà, bisognerebbe vivere, come sono sicuro fanno gli uffici comunali, tutti i giorni alle prese con le difficoltà dei nostri cittadini. Io lo vedo nel mio lavoro, le aziende lo vedono tutti i giorni nel loro lavoro. Quando devi dire di no ad una persona perché non puoi assumerla, perché non puoi assumerla perché non c'è lavoro. Possiamo crearlo noi? Certo che no. Finiamola di vivere nel villaggio dei puffi e dire che va sempre tutto bene e che manteniamo alta la coesione sociale. Cosa vuol dire se non c'è neanche la dignità del lavoro per i nostri concittadini? Sono migliaia, migliaia, senza contare quelli che oggi hanno un lavoro ma che non percepiscono lo stipendio, lo percepiscono a singhiozzo da un'azienda in difficoltà. Cerchiamo di tornare coi piedi per terra e di parlare di cose serie. Sono scelte politiche quelle che vengono prese. Ripeto, legittime. La maggioranza decide nella sua piena autonomia. Saranno i nostri concittadini poi a giudicare, non anno per anno, ma fra due anni. E vedremo se i risultati che questa amministrazione tanto vanta saranno poi così percepiti dai nostri concittadini. Concittadini che ogni giorno vivono con difficoltà. Siamo veramente alla commedia dell'assurdo, ogni tanto mi viene da pensare. Non voglio tediarvi oltre, sono certo di averlo fatto, di dire sempre le stesse cose. Sono cose in cui credo, sono cose che hanno basato le nostre scelte nella redazione
del nostro programma elettorale come centrodestra in questi anni. Cercheremo, quando ci sarà data l'occasione, di portare avanti queste nostre istanze, che crediamo fortemente, perché proveniamo tutti dal mondo del lavoro, da quel lavoro che tutti i giorni ha a che fare con le difficoltà delle aziende, con le difficoltà delle famiglie, con le difficoltà degli individui. Ben vengano gli asili nido, ben vengano le scuole. Siamo tutti contenti e soddisfatti di questa situazione. Ma per mantenerli occorre che le famiglie possano vivere dignitosamente del loro stipendio, portando a casa quello che è solo il frutto del loro lavoro. Chiedo scusa. Quindi cerchiamo di evitare questi luoghi comuni. Cerchiamo, anche solo per rispetto di chi ci sta seguendo in questo momento, di evitare di parlare di sciocchezze e parliamo di cose serie. I luoghi comuni hanno lasciato fuori la prospettiva di vivere dignitosamente di molte persone. Credo che la nostra coscienza di amministratori pubblici debba essere sempre, sempre improntata a queste realtà. E proprio come diceva l'assessore nella presentazione, se un bilancio non viene calato nella realtà, di cosa possiamo parlare? Qual è la sua funzione? Ne approfitto, Presidente, per fare già anche la mia dichiarazione di voto, che ovviamente sarà contraria. No, avevo semplicemente detto che era negativo il mio giudizio sul, ma non avevo detto oggi. Ora faccio invece la mia dichiarazione. Grazie. Grazie. Avevo capito che invece nel suo intervento precedente avesse già espresso. Approfitto dell'intervento del consigliere Marengo per evitare un equivoco. Cioè, io, consigliere, le ho lasciato la parola per fatto personale, ma onestamente, se per fatto personale si intende un'espressione o un giudizio che non collima con il nostro, allora chiunque dei 16 presenti può avere diritto a chiedere la replica per il fatto personale, anche perché adesso faccio un esempio: il suo intervento accorato, rispettabilissimo, sono anche emerse alcune definizioni che richiederebbero magari a loro volta da parte di altri consiglieri la richiesta di fatto personale. Cioè, non penso che nessuno abbia inteso parlare di Bra come il paese dei puffi, non penso che nessuno abbia illustrato Bra, lei sì, abbia pazienza, smettiamola di dipingere il paese dei puffi. Da qualche ricordo che ho della mia infanzia, anche con i cartoni animati di mia figlia, ricordo sommessamente che anche nel paese dei puffi ci sono i cattivi, c'è Gargamella. Quindi il paese dei puffi non è semplicemente quella cosa idilliaca. Però al di là di questo, fatto personale è una questione che io la interpreto in un altro modo. Quando c'è un attacco mirato a una persona del consigliere comunale che ha detto qualcosa, ma se, come è giusto che si sia, c'è un dibattito e ciascuno esprime la sua idea, il confronto, se è nei binari corretti di una discussione, di una dialettica rispettosa, non può essere definito fatto personale, altrimenti, ripeto, le posizioni, cioè, domani mattina saremo ancora qui a discutere. Quindi, chiusa la parentesi, questo lo dico a beneficio di tutti. Per cortesia. L'ho inteso come fatto personale perché è stato fatto nome e cognome. Io non ho fatto nome e cognome di nessuno nel mio intervento. Poi, se qualcuno si può essere adombrato, allora potrà valutare se chiedere l'intervento per fatto personale. Presidente, lei è troppo intelligente per non aver capito il senso del mio intervento. Io, quando ho parlato di villaggio di Puffi, ho parlato proprio di una sorta di luogo idilliaco che però ovviamente non corrisponde a quello che è lo stato delle cose della nostra città. Intendevo questo. Non mi è sembrato di mancare nel mio intervento, per quanto accalorato, di rispetto a chi che sia. Credo però, e sono assolutamente convinto, che la nostra coscienza di amministratori pubblici debba essere sempre il nostro ultimo giudice.
Per cui nel momento in cui la persona viene citata per nome e cognome e anche in maniera impetuosa si contestano alcune affermazioni che poi non corrispondevano non a quello che ho detto, ma al senso di quello che io avevo detto, è ovvio che facendo nome e cognome è fatto personale. Io non ho fatto nomi e cognomi di nessuno, quindi non credo che si possa intendere come fatto personale. Per quanto mi riguarda, dal mio punto di vista, la cosa finisce qui. Grazie. Grazie a lei. Era soltanto una ulteriore precisazione per far rientrare il dibattito in un ambito che appunto non si avviti su se stesso. Consigliere Ferrero, prego. Signor Presidente, signor Sindaco, io non ho molto da aggiungere a quanto già detto, perché si è detto tanto. Mi limito quindi a qualche breve commento a motivazione del parere positivo che andremo ad esprimere su questa proposta di deliberazione. Non mi addentro quindi nelle 114 pagine di tabelle e numeri, né vado a ripetere i contenuti della relazione dell'assessore, che ringrazio per la completezza e la meticolosità dell'esposizione, ma mi limito a rimarcare e rafforzarne alcuni passaggi, anche se faccio qualche ripetizione su quanto detto dai consiglieri Ambrogio e Somaglia. Ecco, il nostro compito questa sera è quello di valutare ed esprimere un parere sulla rispondenza tra gli obiettivi, i macro obiettivi che ci eravamo dati, prefissati nel bilancio di previsione, e i risultati conseguiti. Questa è la motivazione di questa sera. Cioè, dati e conti alla mano, come sono stati realmente impiegati i soldi pubblici nel tempo dato, nel tempo 2016, e fornire le maggiori informazioni possibili su come è stato finanziato ogni singolo capitolo. Dal raffronto e coerenza tra le aspettative generate nel bilancio preventivo e i risultati realmente conseguiti, che risulta positivo, a nostro parere ovviamente, sta la dimostrazione della correttezza della gestione certificata con parere positivo dai revisori dei conti. Ogni altra suggestione sul come e sul cosa si sarebbe potuto fare di diverso o sull'eventuale impegno altro delle risorse, in questa fase rischia di non avere molto senso. I punti di vista diversi, i desiderata, gli altri progetti, si confrontano e discutono in fase di previsione, in fase di DUP, che una volta approvato diventa per l'amministrazione mandato. E questo si deve fare, non altre suggestioni. Il mandato è questo, seppure con qualche aggiustamento valutato e deciso nelle singole variazioni poi di bilancio. E io ritengo che al mandato che si era dato questa amministrazione si sia pienamente attenuta. Non comprendo in questa fase tutta la tirata, per dirla con una battuta, di benaltrismo, quel modo di dire che dice no, questo, ben altro c'era da fare o si poteva fare. Ecco, questa è la logica del benaltrismo, credo che sia in questo momento un puro esercizio verbale. D'altronde, i condizionamenti della normativa nazionale continuano a dettare come fare il compito, incanalati su binari stretti dei trasferimenti e del mantenimento del blocco dell'addizionale comunale IRPEF. E seppure con qualche timido segnale di allentamento dello stop a ulteriori tagli, finalmente, anche se troppo tardi, qualche modifica al patto di stabilità che ne facilita un po' il raggiungimento. Io credo che, detto che questo raffronto è positivo,
si sia fatto, ma lo si era già detto nel previsionale, non stiamo inventando niente. Si tratta che abbiamo fatto di necessità virtù, con le poche possibilità locali, risparmiando laddove era possibile, si è speso quanto e come si era previsto di spendere, non di più e non diverso. E raschiando, come si dice, il barile, con alcune operazioni che sono già state citate, così tipo la gestione diretta del Politeama, il salvataggio di un po' di crediti dopo la vicenda della GEC, un po' di alienazioni, la riduzione dell'IMU sui contratti di locazione a canone concordato, uno strumento purtroppo non ancora sufficientemente utilizzato nel nostro comune, la minore IRPEF con applicazione della cedolare secca, tanto per citarne qualcuno. E a differenza forse di quanto diceva qualcuno, anche 50.000 euro di spese in meno per il personale, mantenendo, come dicevano, hanno già ribadito tutti, mantenendo i servizi sociali, specialmente quelli a domanda individuale. In questo quadro e con questi limiti e condizionamenti, diversi importanti interventi sono stati fatti in conto capitale. Non sto a citarli, lo dico più perché sono stati da detti già da tutti quelli che mi hanno preceduto. Nel contempo, e questo poi però faccio poi la chiosa finale, nel contempo è diminuito sempre come previsto, quindi sempre ci siamo attenuti al mandato, l'indebitamento complessivo per i mutui. L'imposta tributaria comunale si è attestata a 90 euro in meno pro capite e 1 milione in meno di spese correnti. Si è generato anche un po' di avanzo, già prontamente indirizzato nell'utilizzazione. Quindi noi riteniamo che questo bilancio, questo raffronto sia tranquillamente positivo e anch'io ringrazio tutti quanti hanno lavorato a questa stesura. Ciò detto, anch'io mi ritengo di poter fare qualche commento su quanto è stato detto. Ne dico una abbastanza brutale, nel senso che ho avuto l'impressione che tranquillamente questa sera sia cominciata la nuova campagna elettorale. Tranquillamente. Ci sono state delle affermazioni, non li faccio i nomi stavolta, affermazioni direi abbastanza pesanti, troppi dirigenti, troppe posizioni, costano troppo pro capite, bisogna ridurne il costo, c'è inefficienza, poca professionalità, troppi cambiamenti degli uffici. Io non credo che il personale che lavora in questa amministrazione si meriti un giudizio così severo. Altro intervento, altro consigliere, dice, pesante questa, questa amministrazione non interessa la partita delle attività produttive. È dura, secca, forte, questa affermazione degna di pura campagna elettorale. Non ci sono riferimenti a giustificare un'espressione così pesante. Il comune deve aiutare a cercare lavoro. Non è stato fatto questo perché la commissione attività produttive si è riunita troppo poco, eccetera, eccetera. Destra e sinistra dicono ora sono uguali, dice non è vero, ha proprio ragione, non è vero che destra e sinistra sono uguali, diciamo qualcuno ha precisato centrodestra e centrosinistra, è proprio vero che non sono uguali. Uscire dalla logica dell'assistenzialismo. Troppo aiuto a chi viene a chiedere il PES,
al quale non bisogna più dare pesce, ma dare lenze, anche se nel frattempo l'interessato muore. A chi fa queste affermazioni? Pongo anch'io una domanda. Ma lei dov'era nel tempo dove si stavano creando le condizioni di questa crisi che ha portato a questa mancanza di lavoro, a questa situazione anche nella nostra, nel nostro comune? Quando c'è stata quella ubriacatura generale della mondializzazione, bisognava mondializzare tutto. La finanziarizzazione, non so se dico il termine esatto, dell'economia. C'era solo più la borsa, solo più gli indici che andavano, e se poi la produzione avveniva tutta in Cina. Ecco, in quel momento, per favore, non diciamo adesso che le responsabilità erano di... Io chiedo dove erano anche chi fa oggi questa affermazione, dove era allora. Per favore, quantomeno, diciamo, responsabilità comune. Vogliamo essere bravi, vogliamoci bene, responsabilità comune. Quindi prima affermazione di questo genere, credo sia proprio degna di campagna elettorale. Mi ha, per certi aspetti, colpito, ma non critico assolutamente, un'affermazione fatta tre volte sul fatto, sulla critica, che non bisogna diminuire l'indebitamento. È stato sollevato tre volte. Che forse bisognava indebitarci di più per investire. Direi che sono affermazioni che credo che anche questa amministrazione debba fare qualche valutazione, perché quando una cosa la dice uno e due e tre e non sempre tutti della stessa parte, probabilmente può darsi che qualche ragionamento possa anche essere fatto. Bon, direi che, citando che sono state dette tre volte la stessa cosa, credo che sia riferita a tre consiglieri che l'hanno detta. Grazie Presidente. Grazie a lei. Consigliere Somaglia. Grazie Presidente. Ultimo intervento che lei deve fare. Sì, assolutamente, e non è per fatto personale, lo guardo bene. Non volevo più intervenire, ma alcuni chiarimenti bisogna farle. Allora, intanto, avete visto, durante l'intervento del consigliere Ferrero mi sono alzato a chiedere all'amico consigliere Marengo, all'amico consigliere Panero, se avevo capito bene. Secondo il consigliere Ferrero, questa sera noi potevamo stare a casa, perché questa è la serata in cui si prende un elenco di numeri e di dichiarazioni riportate nella relazione, tutto va bene, non bisogna dire che noi forse avremmo fatto diversamente, che probabilmente una cosa poteva essere fatta meglio, che l'altra poteva essere fatta peggio. Quindi questa sera apprendo che, per quanto riguarda questa deliberazione, noi potevamo stare a casa o partecipare al voto, forse neanche facendo la dichiarazione di voto. E va bene, non mi pare che si sia in campagna elettorale, i tempi sono ancora lunghi, 24 mesi, quanti sono, quindi diciamo che i contributi che vengono apportati in questa fase di a mio avviso possono essere presi quelli buoni, quelli non buoni accantonati, ma possono essere presi di buon grado per migliorare quello che tutti, partendo dall'amministrazione, ma anche chi in questo momento non amministra e siete sui banchi della minoranza, vogliono fare per il bene della nostra città. Io sono uno di quelli che ha detto che forse si poteva indebitare un po' di più, ma non sono sicuramente uno di quelli che ha detto che non bisognava ridurre il debito. Anzi, ho sottolineato che l'indebitamento è diminuito,
e che per effetto sia delle rinegoziazioni ma della restituzione delle quote capitale questo è stato fatto, e questo per onore di cronaca volevo rimarcarlo. Volevo ricordare a uno dei consiglieri che è intervenuto, e non cito il nome per evitare il ricorso al fatto personale, che è vero che si è intervenuti molto sul centro cittadino, ma ricordiamoci anche delle periferie. Diverse zone della nostra città versano in stati non così propriamente eccelsi. E chiudo, e non essendo io un linguista fine ma un povero ragioniere, vado a leggere cosa significa suggestione. Fenomeno della coscienza per cui un'idea, una convinzione, un desiderio, un comportamento sono imposti dall'esterno, da altre persone e anche da fatti e situazioni valutati non obiettivamente e da impressioni, sensazioni soggettive non vagliate in modo razionale e critico. Allora, chissà, magari l'interramento dei binari della stazione ferroviaria sono una suggestione. Grazie. Ma trattandosi di un interramento, una subgestione, in effetti probabilmente sì, subgenere, portare sotto. Chiedo scusa per la battuta. Consigliere Ferrero, prego. Questa volta anch'io, per fatto personale, essendo stato citato, l'ha detto, questo di passaggio, ma l'ha detto. Ecco, parto proprio dall'ultima osservazione, l'ultima battuta che lei ha fatto. Quando prima dicevo che forse era anche opportuno aumentare l'indebitamento per opere, io qualche idea ce l'ho, sarà un po' grossa, ma potrebbe anche, perché no, entrare in un cofinanziamento nel quale l'amministrazione, i braidesi, se per caso ci credono a questa cosa, perché no? Ecco, quindi ci sta, battuta e controbattuta. Riguardo invece al fatto di dire potevamo stare a casa, se mi sono espresso male, la riformulo leggendo esattamente qual è il punto 3 di questa sera, che dice approvazione e rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio. Se le osservazioni fossero tante, fosse giuste, quel capitolo che in preventivo avete scritto che avresti fatto tot per una spesa di tot, perché non l'avete fatto? Perché avete speso troppo? Perché avete speso meno? Questo è sviscerare un rendiconto. A mio parere, non certamente elencando cose, che lei non piace la parola suggestione, mettiamone un'altra, ma cose che gli sarebbe piaciuto fossero state fatte. In questo momento non era possibile fare quelle cose. Se fossero state talmente forti queste cose che uno ha in mente o che propone, sarebbero state oggetto di emendamento e sarebbero passate nel preventivo. A quel momento diventava obbligo per l'amministrazione di farle. Ecco, questa era stata la mia interpretazione di rendiconto. Non certamente quello di dire che si poteva stare a casa, no, svisceriamolo, ma secondo me in quell'ottica. Grazie. Grazie consigliere Ferrero. Penso che tutti i gruppi si siano espressi. Consigliere Maggiù, prego. Grazie Presidente, io prima ho parlato pensando che nessuno volesse dire niente, ho aperto il dibattito insomma, ho aperto insomma il mio intervento senza ringraziare gli uffici per il lavoro che hanno fatto, e ho sostenuto insomma che il percorso che abbiamo fatto nel 2016 anche nella scelta insomma degli vari investimenti su quali capitoli metterli
È stato un percorso che mi ha visto, insomma, in parte protagonista, e per cui ho scelto, insomma, di questa sera di votare favorevolmente. Però ci tengo anche a ribadire alcuni punti che non ho condiviso, insomma, strada facendo. Sicuramente un punto importante, appunto, come sostenuto anche in passato, è un dirigente in più, a mio avviso, era evitabile. Sulla proposta di Marengo ammetto che ho sempre assolutamente rinnegato la cosa, nel senso, ho sempre visto con negatività, insomma, la proposta, perché appunto era una forma di assistenzialismo a un'azienda, ma che poi essa poteva non essere garanzia di occupazione. E visto che in realtà è una proposta del centrodestra che ha fatto battaglia propria nella campagna elettorale precedente, e visto che moltissimi cittadini gli hanno votato anche per questo punto qua, penso che politicamente potrebbe essere interessante aprire, riaprire un tavolo e discuterne. Io la proposta così come detta non la condivido, ma magari lavorandoci insieme, trovando dei punti, si possono trovare delle convergenze. Su Strada Orti è stato detto di Strada Orti, a mio avviso è stata fatta una importante operazione di sicurezza sui pedoni, anche di abbellimento, insomma, anche dell'ingresso della città. Va però detto che la strada non è sicura, non è sicura. Ho assistito la settimana scorsa a un incidente in prima persona, e visto che si dice molto che è di competenza ANAS, il ponte di Fossano è caduto, è crollato, abbiamo visto la Regione attivarsi per chiedere una maggiore attivismo dell'ANAS nel mettere in sicurezza ponti e strade, e questa potrebbe essere l'occasione giusta per spingere l'ANAS, insomma, anche a rivedere, insomma, la pavimentazione. Molti parlano di pavimentazione antidrenaggio, non ho mai capito qual è la motivazione per cui l'ANAS non ha mai pensato di andare in questa direzione. Mentre sulla parte sociale, i fondi sono stati messi sia per le sette ragazzi anche per la Iguaglia, però secondo me il motivo non è tanto, a questo punto, vedendo i risultati delle persone che aderiscono, non sono tanto la copertura finanziaria, ma bensì un'operazione che secondo me va fatta direttamente con le famiglie. Abbiamo tantissime famiglie in difficoltà, e penso che la comunicazione, quella tradizionale che si usa quando si fanno, insomma, determinati bandi o determinate aperture alla cittadinanza, non funzionino con una parte di società, e quindi questa parte della nostra concittadini vada fatto un lavoro molto più importante, diretto con le famiglie che troviamo spesso, appunto, nei nostri uffici dei servizi sociali. Ribadisco, insomma, percorso fatto fino adesso mi ha visto, insomma, protagonista, e per coerenza personale con il lavoro fatto voto favorevolmente. Grazie consigliere Maggiù. Mi permetta solo un appunto. Io non ho interrotto nel suo intervento, ma se l'intervento è di una certa consistenza, non è una battuta, mi permetto di ricordare che il consigliere si deve alzare in piedi. Chiedo di cambiare il microfono, perché ogni volta che mi alzo non riesco a leggere e non riesco a guardarmi in faccia, perché tengo la testa giù. Questa è la motivazione. Ho provato ad alzarlo, ma è bloccato. Però l'audio, cioè l'amplificazione, c'è comunque, anche se mi pare, comunque. Mi pare di sì. Comunque, io non l'ho interrotta per rispetto, però questo è un promemoria che vale per lei, in questo caso vale per tutti. Però lei non si alza comunque. Io mi alzo quando faccio un intervento a titolo personale. Il presidente può alzarsi sempre, altrimenti come faccio a coordinare adesso i lavori? Apriamo la discussione dell'alzarsi o no, meno. No, abbia pazienza. Io mi alzo quando faccio un intervento come consigliere comunale. Quando faccio il presidente del consiglio sto seduto. Ma scriviamo uno statuto del comune allora. Cioè, abbia pazienza, consigliere. Io l'ho detto con una pacatezza, una tranquillità incredibile. Okay. Ho detto, non ho interrotto il suo intervento. Si ricordi che ogni consigliere comunale deve parlare in piedi. Io le rispondo. Lei mi ha detto la motivazione tecnica, io le ho ribattuto. Secondo me la motivazione tecnica può anche darsi che non ci sia. Punto, finito. Fine della trasmissione. Punto. Io chiedo cortesemente che venga modificato il laccio che è bloccato sotto.
va molto. Allora, faremo una prova se questo impedimento tecnico è tale per cui non sentiremmo noi la sua voce qualora sia in piedi. Però abbia pazienza, questo mi tocca farlo, articolo 70,2 del regolamento del Consiglio Comunale. Chiusa la parentesi. Mi pareva ci fosse il consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, no, in realtà lo capisco, perché bisogna stare un pochino attenti, però non è questo il problema. Allora, no, non sarei intervenuto, ma a sentire certe cose, perdonatemi, non riesco proprio a stare tranquillo e mi spiego. E mi rivolgo in prima persona ai miei colleghi di opposizione, dove dico che se oggi abbiamo incominciato la campagna elettorale, ragazzi, siamo in tremendo ritardo, perché qui c'è qualcuno che la campagna elettorale non l'ha mai finita, non l'ha mai smessa e dal giorno dopo l'ha subito ricominciata, e molte decisioni, molte scelte vanno in questa direzione, direzione di consensi, non in una direzione di programmazione. E se ogni volta che un consigliere di opposizione parla, l'unica cosa che viene detta è: non è giusto dire questo agli uffici, ma noi non abbiamo mai parlato nei confronti, abbiamo sempre iniziato i nostri interventi all'inizio ringraziando il lavoro degli uffici. Perché se un consigliere di opposizione fa un intervento dove in un certo senso critica, o se non vogliamo usare il termine critica, giudica diversamente quello che è stato fatto, non lo sta facendo nei confronti dell'ufficio. L'ufficio va coordinato, e chi è che deve coordinare e dirigere l'ufficio? L'ente politico, l'ente amministrativo. Quindi tutti i nostri riferimenti sono all'ente amministrativo e non sono l'ufficio. Non voglio sentire e non accetto di sentire non è giusto dire questo all'ufficio. Io nei miei interventi, ma anche i consiglieri di opposizione lo fanno sempre, incominciano con l'elogio, perché l'ufficio sono persone che lavorano, e a maggior ragione dove eravamo quando c'era la crisi, eravamo nei nostri uffici a lavorare, a mandare avanti per come potevamo l'economia. Non può essere sicuramente a noi addebitata la colpa della crisi. Qui ci sono persone che fanno politica da tanti anni, che hanno ricoperto anche ruoli al di fuori e più alti di quelli amministrativi. Andiamo a chiedere a queste persone, che forse hanno sicuramente avuto un ruolo, se non altro per una questione di anni, perché allora in quegli anni non si faceva nulla, ma se qualcosa si faceva, allora un ruolo in quella crisi non può essere dato sicuramente a noi, che siamo onestamente, non lo dico per umiltà, l'ultimo gradino di quello che può essere considerato un ruolo politico, ma dei semplici e piccoli amministratori che devono cercare di, col loro piccolo ruolo, di fare quello che è, secondo me, la base della democrazia, maggioranza e opposizione. Ma se ogni volta che viene fatto questo è il risultato, beh, non vedo come ci possa essere un futuro. Appunto, dicevo, colleghi, siamo in tremendo ritardo se abbiamo incominciato solo oggi, perché è un esempio, sono anni che chiediamo di avere l'elenco delle strade per quanto riguarda la loro risistemazione, perché abbiamo dei manti stradali che sono veramente in condizioni pessime, e ogni anno ci viene ripetuta la stessa cosa: non c'è nessun elenco, alla fine dell'inverno si vedrà. Ma questa è programmazione? Io non credo. E questo era solo uno degli esempi, non mi voglio divulgare oltre a farne altri, perché già è intervenuto il mio capogruppo per quanto riguarda l'aspetto più tecnico. Ribadendo ancora quello che lui ha già detto e confermando ancora il voto non favorevole a questa delibera. Grazie. Grazie a lei. Chiedo se ci sono ancora interventi da parte dei consiglieri.
altrimenti lascerei la parola all'assessore e al sindaco. Consigliere Allasia, prego. Sì, grazie, grazie Presidente. Allora, spero che così non si voglia poi appropriare della parola di nuovo il consigliere Panero, ma intanto le volevo ringraziare perché ha colto un punto che questa sera non intendevo far passare. No? Ogni volta che c'è una critica politica vi fate scudo degli uffici. È una cosa veramente penosa. Il problema è che se c'è un problema di funzionamento nella macchina, e voi che siete lì da 8 anni a governare, a essere il potere esecutivo, lì il problema è imputato a voi, io sto parlando a voi. Io, come qualunque altro consigliere che muova una critica nei confronti dell'operato, tra l'altro sono state usate delle parole che io non ho mai usato, poca professionalità. Non l'ho mai usata quelle parole. Disorganizzazione, certo, è compito vostro, è compito vostro. Non è compito di qualcun altro. Altri temi che sono usciti nella discussione, molti hanno richiamato la questione della semplicità, no? del rendiconto che oggi questo nuovo schema di rendiconto è più semplice alla lettura, e c'era stato anche qualche riferimento alla burocrazia che altrimenti qualcun altro chiedeva. Insomma, no, la cosa è molto semplice, basta andare a vedere l'esempio di altri comuni qua in provincia di Cuneo, in giro per il Piemonte senza andare troppo lontano, e vedrete che cosa significa quello che dicevo prima, cioè quello di rendere uno strumento facile in poche pagine, non 140 più gli allegati o quello che è, il senso del bilancio consuntivo, ma anche il senso del bilancio previsionale. Un po' quello che lei, assessore, ha ripercorso ad esempio nelle sue slide, no? Quindi le variazioni degli indici, le variazioni delle voci importanti di spesa, di entrate. E questa è per una volta una necessità di un legislatore in Italia bulimico, ma una necessità che va incontro a delle esigenze concrete. Non c'è niente di burocratico in tutto questo. C'è la necessità di rendere intellegibile qualcosa che ai più non lo è. C'è stato anche un riferimento, siamo stati anche tutti quanti noi, mi sembra, dell'opposizione, siamo stati anche bacchettati perché non siamo entrati nel merito, no? Cioè non abbiamo contestato come sono stati spesi i soldi rispetto a quanto inserito nel previsionale. Ecco, innanzitutto noi dell'opposizione, a meno che io ricordi, non abbiamo votato a favore del previsionale, no? Quindi diventa poi difficile andare a condividere quello che è stato fatto nel consuntivo. Però oltre ad andare a vedere se effettivamente, diciamo, le promesse del previsionale sono state mantenute, penso che il nostro compito principale sia anche andare a vedere che le cose siano state fatte bene. Allora, se nella programmazione dell'ente c'è la messa in sicurezza di una strada, ne hanno già parlato tutti tante volte, e poi non si fa la messa in sicurezza della strada, avete speso i soldi che avevate promesso di spendere, ma il risultato non c'è perché la cosa non è stata fatta. Quando si parla di tanti interventi fatti per la nostra città, io devo dire, è stato preso l'esempio di Via Principi, io devo dire che conta anche moltissimo come vengono spesi i soldi e come vengono fatti gli interventi. Non basta dire ho speso X, ho speso meno di quanto avevo preventivato, ma la qualità del lavoro è importante. Ne abbiamo discusso poco fa, e quindi come si spendono i soldi è importante. Ne abbiamo discusso poco fa in un'interrogazione sul problema dei lavori di Via Principi. Adesso alcuni cittadini mi stanno facendo notare che incominciano a sollevarsi già
delle piastrelle del camminamento, dei lavori che abbiamo fatto del marciapiede sotto i portici. Sono in fase di distacco. E questo ha neanche una stagione intera invernale dai lavori fatti. Ora, Via Principi faceva letteralmente schifo, ma faceva letteralmente schifo perché eravamo a seguito degli interventi del teleriscaldamento, ma prima ancora, interventi di messa a posto del ciottolato non ce n'erano. Solo con l'asfalto a freddo, una roba pericolosissima. Andate a vedere tutti i passaggi pedonali che abbiamo con le toppe, con l'asfalto a freddo, e ci sono delle buche che sono pericolosissime per i ciclisti e per i pedoni. Da questo punto di vista, a parte gli investimenti finanziati da altri enti, la nostra città è brutta ed è mal tenuta. Lo stato delle strade, diceva prima il mio collega, è pessimo in moltissime aree, lo stato dei marciapiedi pure, lo stato degli attraversamenti pedonali e la loro sicurezza pure. Soldi sono stati spesi, ma sono stati spesi male. Così come abbiamo speso dei soldi per andare a rifare, lo ripeterò sempre, dei marciapiedi ai privati. È il caso di Via Principi. E adesso quel camminamento incomincia già a essere piuttosto sporco. Ha fatto bene a ricordare il collega Somaglia, spero che non intervenga per fatto personale, la questione delle emozioni di Locher, si parlava di coesione sociale. Le emozioni sono passate a luglio. Io ringrazio il consigliere Somaglia per averlo ricordato. Siamo a maggio. In sede di Comitato Territoriale dei Sindaci, forse vi appresterete a parlarne adesso, a maggio, a giugno, a quasi un anno dall'approvazione delle mozioni, a più di un anno dalla richiesta avanzata a tutti noi pubblicamente al gennaio dell'anno scorso, a più di 6 anni dalla nascita di queste prime richieste da parte dell'associazione, che sono i motivi fondanti per cui è nata quell'associazione. Allora, innanzitutto il ricorso non entrava nel merito delle richieste fatte. Le richieste, visto che il sindaco ha voluto interloquire, le richieste da cui le mozioni votate anche da voi erano per esempio di modifica del regolamento di compartecipazione, visto che ad oggi ancorché se sospeso, vige un regolamento che è in contrasto con le sentenze. Ma non solo, una delle mozioni andava a chiedere il soddisfacimento di dei LEA non soddisfatti nel nostro territorio, anzi in tutto il territorio dell'ASL, che è l'interruzione del servizio dei centri diurni. Quindi c'è poco da scherzare. Cioè, noi siamo in una situazione di illegalità, così come siamo illegali per le liste d'attesa. A proposito di sentenza. Per quanto riguarda la questione del riparto del CDS, cioè delle violazioni sul codice della strada, io non posso che confermare quanto è stato detto, quanto ho detto io, perché l'aumento delle sanzioni è stato praticamente del 100%. Sapete quanto abbiamo speso, questo per il 2016 e il 2015 rispetto al 2014, e sapete quanto abbiamo speso per manutenzione segnaletica stradale e manutenzione della pavimentazione? Io qui ho le quote del riparto che non erano presenti nel bilancio, non ne rendi conto, me le sono fatte dare dagli uffici qualche settimana fa, e siamo a meno di 100.000 euro. Nel 2015 eravamo a 117.000 euro. La maggior parte dei soldi che noi mettiamo nel riparto degli investimenti sono per utenze e spese ordinarie, spese correnti. Qui stiamo facendo cassa con quei soldi lì, non stiamo facendo interventi per aumentare la sicurezza.
venitemelo a contestare punto per punto, voce per voce. La questione della coesione sociale, la questione della coesione sociale, guardi, assessore, io ho già detto personalmente anche. Quanti minuti ho? Gli ho già detto personalmente, apprezzo il suo lavoro, la sua, va bene, la sua volontà, però di fatto, per esempio, noi sappiamo qual è l'efficienza dei nostri interventi, sappiamo quanta domanda è in evasa, non lo sappiamo, perché non teniamo traccia di chi si rivolge agli uffici, di chi richiede aiuto e non può avere soddisfatta la sua richiesta, perché magari non presenta neanche la sua domanda. Chiedo scusa. Con questi ultimi commenti, quindi, non posso che dichiarare il mio voto contrario al bilancio. Grazie. Grazie a lei. Quindi tutti i gruppi si sono espressi, hanno fatto la dichiarazione di voto, quindi la parola nell'ordine agli assessori Messa, Fogliato e poi al sindaco. Sì, alcune precisazioni in merito ad alcune sollecitazioni che è arrivato da alcuni consiglieri relativamente agli investimenti. Non mi soffermerò molto sui due grossi interventi, Salita Orte e Via Principi, che sia nel passato e anche oggi sono stati più volte sottolineati. Probabilmente ci sono delle idee discordi, noi riteniamo che le fermate bus e di conseguenza i marciapiedi, che sono propedeutici ad essi, siano essi elementi di sicurezza. Siamo i primi a essere non contenti dei continui incidenti che avvengono. Quell'asfalto lì non lo ha fatto il comune, continuiamo a vigilare e a chiedere all'ANAS di intervenire. Continuiamo però a ritenere che se quella strada è pericolosa e se in questo momento i bambini possono scendere in un'area protetta, va assolutamente a loro salvezza e attenzione. Via Principi, intervento complessissimo, 1 milione di euro spesi, riqualificato gran parte del centro storico. Bisogna fare attenzione a qualsiasi pietra, ma naturalmente bisogna guardare anche nella sua complessità quello che è stato l'intervento. Qualcuno ha citato che alcuni commercianti non sono contenti, opereremo ancora di più in quella direzione. Mi chiedo che cosa sarebbe successo se non fossimo intervenuti neanche con questa riqualificazione nell'estate scorsa. Mi soffermo invece un attimo in più su un tema che ritengo importante e che è stato citato da alcuni consiglieri, in particolare il conto termico. Fortunatamente la struttura comunale dispone di competenze specifiche in grado di analizzare nel dettaglio i progetti, anche quando riguardano tematiche così complesse dal punto di vista tecnico del risparmio energetico e del conto termico. Su questi temi molto si è fatto e molto verrà ancora fatto, perché è una precisa volontà di questa amministrazione. Ringrazio chiunque, tutti i consiglieri che porteranno solleciti su questa tematica, ma sei sicuro che la partecipazione al conto termico non avviene a seconda se un consigliere o meno parla con qualcuno degli uffici comunali, ma in funzione di precisi parametri di bando. E assicuro che se fosse stato possibile sarebbe stato fatto nel dettaglio. In un caso non è stato possibile perché fra la fase progettuale e quella realizzativa a seguito di appalto sono cambiati alcuni parametri, mentre in altro caso di finanziamento ministeriale il comune non può richiedere un rimborso su un esborso non proprio. Naturalmente queste informazioni sono conosciute da tutti coloro che si sono interessati al tema, basta riportare le informazioni ricevute in modo completo. Grazie. Mi pare che il consigliere Allase voglia intervenire. Terzo e ultimo intervento. Sì, brevemente, proprio sulla questione del conto termico. Allora, innanzitutto, proprio nello specifico, tecnicamente, ritengo che l'assessore non sappia bene le cose, non conosca bene i termini della questione, perché per quanto riguarda l'intervento della scuola Montecatini,
il passaggio, il cambiamento del conto termico è avvenuto con decreto del marzo 2016, entrato in vigore il 31 maggio 2016. Il progetto preliminare dell'intervento della scuola Montecatini è stato approvato a febbraio del 2016, quindi con in vigore il conto termico numero 1, quindi senza cambiamenti per quanto riguarda i limiti di legge da rispettare. E questo è un fatto importante, dato che la pubblica amministrazione ha la facoltà di prenotare l'incentivo. Lo può prenotare, può dire: io faccio l'intervento, prenoto l'intervento e quando l'eseguito va a riscuotere. Quindi non c'è nessuna giustificazione da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece l'intervento della scuola Edoardo Mosca, quando l'ufficio mi ha dato quella risposta sono andato a indagare. Effettivamente l'intervento della scuola Edoardo Mosca è avvenuto con un finanziamento che proviene neanche statale, ma dalla BEI, quindi un finanziamento europeo, ma è erogato dalla regione. Erogato dalla regione, questo è molto importante. Perché è importante? Perché le regole del conto termico prescrivono la non cumulabilità con finanziamenti statali, dove per finanziamento statale si intende l'ente erogatore, cioè chi eroga direttamente, e questo è importante, direttamente i soldi. In questo caso l'erogazione era regionale, per cui valeva la pena andare a investigare meglio e cercarli questi fondi. Senza contare poi che con la nuova regola del conto termico numero 2, a differenza del precedente conto termico, è possibile cumulare fino al raggiungimento del 100% dei costi sostenuti anche con fondi statali. Per quanto riguarda invece la copertura del comune, non è stato fatto cenno, non so perché non sia stato fatto un efficientamento energetico sulla copertura del comune, visto che ci sono isolanti leggeri, quindi era possibile intervenire e porre degli isolanti che non caricassero. Io ho fatto un conto, visto che bene o male lavoro nel settore, anche ho fatto un conto, ma avremmo potuto caricare in modo totalmente irrilevante la struttura sopra di noi, visto che è stato scoperchiato il tetto, e rientrare subito già di una quota rilevante dell'investimento, con costi tra l'altro abbastanza ridotti. Ecco, qua esattamente come ho fatto nell'intervento precedente, io qui non lamento ancora una volta l'inefficienza o meno dell'ufficio, io vedo come lavora l'ufficio. Il problema è che manca la testa, e la testa siete voi. Il problema è dalla testa. Grazie consigliere. Quindi può continuare la risposta da parte della Giunta, se l'assessore Messa vuole ancora aggiungere qualcosa, altrimenti l'assessore Fogliato. Assessore Fogliato. Ok, prego. Grazie. Semplificherò un po' le risposte toccando tre o quattro aspetti, per non abusare del tempo, mi scuserete, spero di non dimenticare cose importanti, se no rintervengo. Primo aspetto, pagamenti. Io credo che l'esposizione sia stata fatta con molta serietà e non è mio uso vendere fumo nelle cose, con dati possono essere positivi o negativi, i numeri sono numeri. Tutti gli anni sono tempistiche di pagamento in miglioramento, ma occorre anche capire da dove parti. Chi segue per professionalità il discorso di bilanci sa bene che un bilancio consuntivo è una fotografia, ma che è una fotografia che viene dopo tante altre fotografie, più nitide o un po' più sbiadite, o venute un po' bene o un po' male. Pertanto sono tempistiche che noi abbiamo ereditato,
nel momento in cui abbiamo assunto il compito di amministrare, abbiamo cercato di migliorare come tempistiche, ma sempre da dove siamo partiti. Poi il bilancio è una fotografia, è mio dovere dare quei dati, perché ho fotografato in quel momento, ma per una analisi corretta bisogna vedere l'evoluzione e da dove si è partiti. Secondo, l'aspetto, chiedo scusa, io l'indebitamento. Nel momento in cui ragioniamo sulla diminuzione dell'indebitamento, stasera si è dimenticato una cosa importante. Negli anni in cui abbiamo amministrato, abbiamo estinto anticipatamente per 1 milione di euro, eppure abbiamo fatto tutte le rinegoziazioni, destinando a investimenti. L'ultima rinegoziazione non la faremo, perché dai conteggi che abbiamo fatto come ufficio non merita, cioè il vantaggio per il comune non giustifica la rinegoziazione. E per vantaggio intendo spostare, come abbiamo sempre fatto, risorse ad investimenti in modo che la rinegoziazione porti beneficio non solo sul momento, ma anche per il futuro in opere, nel momento in cui avrai un po' più da rimborsare per effetto della rinegoziazione. Sul fatto dell'indebitamento in futuro o meno, si può discutere, certamente. Credo, per esperienza anche lavorativa, in questo momento abbiamo dei nostri imprenditori che hanno a che fare con normative di contributi molto allettanti, chi fa il mio mestiere lo sa, dove potrebbe, quasi non si capisce perché non fanno l'investimento in alcuni casi, perché parliamo di contributi importanti nel progetto Industria 4.0. Ma nel momento in cui uno decida di fare l'investimento o meno, controlla anche l'importo ordini, controlla anche il fatturato previsto, controlla anche se quell'investimento porterà il volume necessario per far fronte anche al servizio del debito. In parte, non tutto questo, ma in parte un ente pubblico che ha delle un'amministrazione pubblica che ha delle responsabilità nei cittadini attuali e in quelli futuri, qualche ragionamento di quel genere lo deve fare. Certamente non considerando un tabù il fatto di ragionare nell'aumentare, ma a volte ci possono essere degli interventi finanziari corretti che richiedono un po' più di fatica rispetto all'accensione di un mutuo, ma che possono portare un beneficio migliore anche dal punto di vista finanziario. Ne è prova corretta l'intervento che è stato fatto per via Principe Vittorio, perché certamente ha comportato più fatica a partecipare a un bando, perché si è dovuto stare dietro, si è dovuto fare la documentazione corretta, eccetera. Ma intanto si è avuto una parte di contributo a fondo perduto, il resto a tasso zero. Il ragionare in modo corretto di project può essere un modo per finanziare delle opere coinvolgendo anche i privati, ma in modo corretto. Pertanto su questo non c'è nessuna preclusione da parte dell'amministrazione, ma sempre di un'ottica di sostenibilità attuale e futura. Lavoro. Credo che la miglior risposta ad alcune cose che ho sentito questa sera, che rispetto, la mia indole è sempre di rispettare ciò che viene detto, l'andata non il sottoscritto, ma l'andata ai rappresentanti delle associazioni di categoria che siedono nel tavolo di attività produttive. Uno, ci hanno fatto capire, dire cose che la legge già
l'abbiamo scoperto anche in modo diretto per l'utilizzo del nostro fondo per le borse lavoro, che le imprese che hanno cassa integrazione, che hanno mobilità eccetera, alcuni aspetti non li possono usare sul discorso delle borse lavoro, perché prima devono far rientrare coloro che in questo momento sono in mobilità. Secondo, ci hanno fatto notare che ben perché noi gli abbiamo portato nella prima riunione l'esempio del comune di Biella, che ha messo e sul quale siamo disponibili, lo eravamo e lo siamo ancora adesso, stiamo partecipando a un bando che ha visto la collaborazione di tutti i miei colleghi assessori sui lavori di pubblica utilità, proprio per, se vinto, siamo in questo momento uno dei pochi comuni che immediatamente era pronto a partire e partecipare a questo bando. Siamo, dicevo, eravamo convinti allora, lo siamo ancora adesso, sull'esempio del comune di Biella, dove il comune fa la parte, fa la sua parte su questo aspetto e le imprese fanno anche la loro parte. Tutto corretto, nel momento in cui si è discusso, correttamente le imprese ci hanno fatto dire, però l'occupazione vuol dire che ci siano, devono essere degli ordini, perché in qualche modo devo farli lavorare a qualcosa, ci deve essere prospettive di fatturato e via dicendo, sempre nel confronto della, con la situazione attuale. E poi, come è stato correttamente anche ricordato da un consigliere comunale che è intervenuto, ragionare di lavoro vuol dire anche essere presente con proposte costruttive nei tavoli di contrattazione quando vi ci sono delle crisi. Bisogna anche essere sul pezzo nel campo dell'urbanistica quando ci sono delle varianti che possono portare del lavoro reale nella nostra città. Ecco, questo è anche parlare di lavoro, oltre che il discorso di contributi e di agevolazioni e di borse lavoro, sul quale, torno a dire, non ci sottraiamo. Politiche sociali. Termino subito, poi con una conclusione. Politiche sociali. Qui è nero su bianco, bastava solo leggere la relazione al conto consuntivo. Nel momento in cui abbiamo ereditato, lo dico anche qui con rispetto, non abbiamo mai pagato a piedi lista, non siamo mai intervenuti dal punto di vista assistenzialistico a dei conti che ci venivano portati, ma abbiamo trasformato l'aspetto in politiche sociali, ragionando su progetti per cercare che le persone possano camminare, non ultimo il progetto di accompagnamento sociale, dove vi sono dei nostri concittadini che gratuitamente mettono a frutto l'opera di quello che hanno fatto durante il periodo lavorativo per accompagnare le persone nella ricerca del lavoro, nella ricerca dell'aspetto abitativo, per renderle autonome, per far sì che i nostri progetti si sposino con la realtà cittadina. Vedete, e chiudo, Presidente, sul termine coesione sociale, poi anche qui, per carità, non ho la verità in tasca, però a me ho sempre colto questa definizione di coesione sociale, che indica l'insieme dei comportamenti e dei legami di affinità e solidarietà tra individui o comunità, tesi ad attenuare in senso costruttivo disparità legate a situazioni sociali, economiche, culturali, etniche, via dicendo. Credo che il bilancio che abbiamo presentato tenda ad attenuare, non risolve tutto. Noi, tutte le casistiche che abbiamo conto di tutto, anche di coloro che non vengono accettati nei progetti. Certamente non abbiamo la pretesa di conoscere tutte le difficoltà che ci sono nella nostra città. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Però due cose che ho detto all'inizio. Non ci sottraiamo alla responsabilità, ma non temiamo di essere giudicati sulla credibilità. E credibilità vuol dire anche fin dove si può arrivare e fin dove non si può arrivare, perché non è nelle competenze, pur andando borderline, e lo facciamo sovente, di un comune, di un ente locale, ma sono competenze altrui. Il comune ha il compito di sollecitare e far sì, essendo, non sottraendosi a nessuna responsabilità, ma mai e poi mai
vendere cose non vere ai cittadini. Grazie all'assessore Fogliato. La parola adesso al sindaco come un ultimo intervento. Allora, soltanto una precisazione per quanto riguarda la questione delle spese del personale, e vorrei, per rendere proprio molto semplice, che ciascuno di voi andasse a pagina 27 di 39 e vedesse l'ultimo importo. La media 2011-2013 è 6.094.000, il rendiconto del 2016 è 5.587.000. Sono circa 500.000 euro in meno di spese di personale, e quindi questo poi potrei andare più nel dettaglio a spiegare eccetera. Non è assolutamente pensabile fare dei confronti per quanto riguarda le spese del personale tra un ente e l'altro se non si guarda la storia di ciascun ente. Ci sono degli enti vicino a noi che non hanno dirigenti e hanno soltanto posizioni organizzative. Ci sono enti vicino a noi che hanno un numero di personale più alto, qualche magari dei dirigenti in meno, ma molto personale di livello più basso con minore qualificazione. Quindi direi i ragionamenti non possono essere fatti se non con uno spacchettamento di ciascun valore. Credo che sia stato molto importante invece fare la scelta dei due dirigenti, di cui un dirigente e la sostituzione di una persona che andava in pensione, tra l'altro, per quanto riguarda questo dirigente, per il 50% ci viene pagato dall'ASD, nell'altro caso un dirigente importante per quanto riguarda la ripartizione finanziaria. Credo che nessuno di noi in nessun caso abbia posto il problema del personale come elemento che impedisce il raggiungimento, non fa parte proprio del modo di lavorare di questa amministrazione. L'assunzione di responsabilità in prima persona è una caratteristica che caratterizza il sindaco e caratterizza ciascun amministratore. Quindi lungi da noi, siamo invece grati, questo sì, al personale che crediamo molto ben organizzato. Certo, si può ancora fare di più e meglio, ma molto ben organizzato, che ci permette di raggiungere nelle condizioni date, con risorse molto limitate, cercando di andare a escogitare tutti i bandi, cercando di andare a vedere in ogni contesto il miglior raggiungimento possibile. Credo che siamo molto grati a questo personale perché ha inteso molto bene quali sono gli obiettivi del programma, che non è la campagna elettorale, ma è il programma che il sindaco il 3 di settembre o giù di lì di qualche anno fa ha presentato al Consiglio Comunale, e che i dipendenti hanno il compito, a partire dai dirigenti e mano a mano con una loro organizzazione, di portare in porto. Sono grata all'assessore Fogliato per il modo con cui è riuscito anche quest'anno a chiudere in modo molto deciso e anche molto chiaro e anche molto corrispondente alle esigenze che abbiamo posto all'interno del piano del bilancio preventivo, il consuntivo. Questo è il frutto del lavoro di una amministrazione che in maniera continuativa,
giornaliera, è presente sui problemi, cerca di trovare delle soluzioni, non vende fumo, cerca di andare alla concretezza delle questioni, non aumentando le tariffe, non aumentando, cercando di non aumentare le imposte, soprattutto, e chiudo, abbiamo del personale in più, ma nessuno delle sette sorelle ha una gestione diretta della mensa, pochissimi hanno la gestione diretta dell'asilo nido, e noi riteniamo che si tratti di due servizi molto importanti che vogliamo continuare a gestire direttamente, ma fanno parte della storia che ciascuna amministrazione ha nella storia del proprio personale. E quindi un ringraziamento al personale, un ringraziamento al segretario e a tutti i suoi collaboratori, un ringraziamento alla mia squadra, alla Giunta, per il lavoro che ha fatto, e a tutti i consiglieri che con delega o senza delega hanno collaborato per raggiungere questi obiettivi. Grazie al signor Sindaco. Adesso mettiamo in votazione allora la proposta numero 3, seguirà poi anche la... Quindi cominciamo a votare la delibera. È uscito Tripodi, quindi siamo 15. Deve ancora. Va bene, mettiamo in votazione. Votazione chiusa, 11 favorevoli e 4 contrari. Votiamo l'immediata eseguibilità. Va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, stesso risultato, 11 favorevoli e 4 contrari. Prima di passare alla delibera numero 4, devo soltanto fare... Posso? Sì. Devo soltanto fare una comunicazione puramente tecnica che riguarda la delibera appena votata. La nota integrativa al rendiconto 2016, pur non rientrando tra gli allegati obbligatori al conto consuntivo, è stata redatta dagli uffici per consentire una più agevole lettura dei documenti di bilancio in occasione del primo esercizio di piena attuazione dei nuovi principi contabili di armonizzazione a seguito delle modifiche introdotte nel testo unico degli enti locali, il 267 del 2000, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 118 del 2011, che ha introdotto i cardini della nuova contabilità degli enti locali, come modificato dal decreto legislativo 126 del 2014. Stante la mole di allegati da produrre in allegato, scusate il gioco di parole, al rendiconto da consegnare ai consiglieri 20 giorni prima della discussione, a legislazione invariata, è da ritenere che non sia possibile garantire anche per i futuri esercizi la redazione del documento. Passiamo alla proposta perché questo si spegne da solo, chi lo sa. Proposta numero 4, seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019, relaziona di nuovo l'assessore Fogliato. Sì, diciamo la variazione di bilancio presentata in commissione Finanze e Tributi, io farò
una sintesi, ecco, poi dopo anche qui a disposizione sottoscritto, ma anche i colleghi a seconda delle competenze per dare tutti i chiarimenti. Diciamo che qui la parte da Leone lo fanno tre aspetti. Il primo, l'iscrizione in bilancio di diversi contributi pubblici per circa 280.000 euro, e sono diversi contributi in progettualità sociale, citiamo l'Agenzia Sociale per la Locazione, per il contributo invece quello della Compagnia di San Paolo è proprio di accompagnamento sociale in campo lavorativo e abitativo, vi è il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che è un'azione che prenderà che agirà su due edifici di case popolari, uno situato in via Piumatti, l'altro in zona Bescurone, che riguarderà proprio la gestione delle aree comuni, le assemblee condominiali, il rispetto delle aree comuni, rispetto anche delle aree circostanti agli edifici. Alto contributo della Regione per i servizi socioeducativi per l'infanzia, qui è un grosso riconoscimento proprio alla progettualità che parte dal nido e va fino alle nostre scuole materne, in quanto il progetto preparato è proprio basato su questo, sull'interazione fra nido e scuole materne. Alto contributo regionale per web giovani. Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, progetto display che sarebbe più che tutto sul tema prevenzione, sul corretto da fare nelle scuole elementari, medie e inferiori per l'uso corretto dei social media. Qui siamo stati capofila di un progetto che ha visto tutti i comuni dell'AS Cuneo 2, sarà un progetto misto fra azioni di intervento nelle scuole di prevenzione e di acquisto attrezzature di simulazione sul comportamento dopo aver abusato forse di troppo presenza davanti al computer. Altro contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per l'emergenza casa 6. Anche qui parliamo di prevenzione, non parliamo di interventi su sfratti, perché proprio l'idea in sé del progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è quello di accordo soggetto ente locale proprietario per prevenire l'arrivo allo sfratto, e prevede anche azioni nell'aspetto lavorativo. Dopodiché quello statale, contributo ministeriato in materia di accoglienza. A questi si aggiungono il contributo regionale per la biblioteca civica e altro contributo per il sempre della Regione per il Museo del Giocattolo. Vi è il recepimento del nostro bilancio della liquidazione della Fondazione Politeama e l'iscrizione a titolo prudenziale dello bilancio positivo di 85.000 euro nel fondo crediti di dubbia esigibilità. E in ultimo la destinazione, come già detto, anticipato nel momento in cui si parlava del consuntivo, di destinazione del gran parte della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, per circa 200.000, che sono per 30.000 impiantistiche strutturali, in 70.000 manutenzione straordinaria di edifici e 100.000 per quanto riguarda asfaltature. Grazie all'assessore Fogliato. Aspettiamo mani alzate, altrimenti metto in votazione la delibera. Consigliere Somaglia. Ah no, ho suggerito sbagliato. Sembrava infatti anche a me con la coda dell'occhio di aver visto un indice, questa volta della mano, non della borsa. Se non ci sono allora interventi, pongo in votazione il... Segnaliamo la presenza. Se ne manca
Bergesi è uscito. Quindi sì, va bene. Quindi possiamo votare. Voteremo poi anche l'immediata eseguibilità. Sì. Va bene, votazione chiusa, 9 favorevoli e 5 astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità, stante la natura di questa delibera particolare. Quattordici, va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, come sopra, 9 favorevoli e 5 astenuti. Passiamo al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, nuovo statuto città. Approvazione. Mi pare che il consigliere Marina Isu debba illustrare la delibera in quanto consigliere delegato. Prego. Okay. Grazie Presidente. Ma credo che la discussione sulla delibera ha avuto un momento di confronto tra i capigruppo in una riunione dove era all'ordine del giorno. È composto di 32 articoli, è stato variato nell'ultima assemblea che l'associazione ha indetto il 17 febbraio del 2017, sostanzialmente per implementare con il coinvolgimento maggiore i consigli comunali e i dipendenti comunali, insomma tutte le comunità che sostanzialmente hanno aderito alla Associazione Città per la Fraternità. C'è stata anche la nomina dei revisori dei conti e la registrazione del nome dell'associazione e alcune modifiche dello statuto sono state lette articolo per articolo in quella seduta. Non ho ricevuto nessun tipo di osservazione in quel contesto. Di questi due articoli, di questi 32 articoli, direi che sono state date documentazione rispetto al precedente regolamento ad ogni consigliere, ad ogni capogruppo, scusi, ed è stata anche allegata la proposta che per regolamento, visto che l'associazione è stata deciso di aderire all'associazione in un consiglio comunale, automaticamente in consiglio comunale viene richiesta la proposta di modifica, per cui ricordo appunto che l'associazione ha lo scopo, insomma il desiderio di creare una rete positiva tra i comuni aderenti con la circolazione di proposte positive tenendo conto sempre il bene comune sostanzialmente e che vuole innanzitutto creare un punto di riferimento per questi scambi positivi. L'associazione nel regolamento ha fissato un'assemblea all'anno e in quell'occasione viene anche assegnato il premio Città per la Fraternità. Vuole essere appunto un luogo di unità, un luogo dove le città possano definire un programma di attività e un'agenda comune per attivare e alimentare processi di fraternità e di accoglienza partendo dalla riscoperta del senso di appartenenza alla famiglia umana già presente e storicamente radicato nella nostra cultura e si concretizzino nelle realtà locali, ponendo appunto l'accento sulla comune che è, diciamo così, come nella famiglia, come la famiglia è il nucleo di una società, così il comune è il nucleo, parte più piccola delle amministrazioni, ma che è anche quella più vicino alle problematiche della gente che di fatto dà risposte in questo senso. Credo di non dover aggiungere altro se
così chiedo appunto che venga posta in votazione il nuovo regolamento delle città per la fraternità, insomma questo nuovo statuto. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere. Si deve fare un'integrazione, prego. Brevissima integrazione. Sul sito del Comune posso chiedere che possa essere inserito un link di collegamento alla pagina praticamente che l'associazione ha creato per poter conoscere le attività e creare anche una rete migliore. Semplicemente un riferimento di un link, di un rimando per chi volesse conoscere meglio. Prendiamo atto di questa richiesta e la Giunta, gli assessori hanno sentito. Ci sono interventi su questa delibera? Non ci sono interventi, allora possiamo porre in votazione. È uscito Cornagli, è uscito Amaggiù, è rientrato Bergesio, quindi il conto adesso è 13. Segnaliamo la presenza. Si può votare? Allora io ho sbagliato a votare perché pensavo ancora di segnalare la presenza. Perfetto. Va bene. Votazione chiusa. Unanimità, 13 su 13. Molto bene. Grazie mille. Consigliere Allasia, prego. Per la comunicazione che ha fatto prima, stavo riflettendo sulla comunicazione della nota integrativa. Sì. No? Attenzione però, perché nella nota integrativa ci sono come obbligo di legge l'indicazione e la redazione in forma compiuta dei criteri utilizzati per lo schema di rendicontazione. Quindi quello dovrà rimanere o indipendentemente da come si chiamerà il documento, integrato nello schema di rendiconto, nella relazione, insomma. Grazie. Grazie. Arrivederci.